Ciao Mike, ci siamo. Anche se in realtà prepariamolo un pochino meglio perché dobbiamo partire da zero. Ok, avvisate tutti ragazzi, fate il passaparola che oggi ci divertiamo. Oggi ci divertiamo un botto. È da anni che non la facciamo insieme. Da anni. Dovrebbero esserci tutti i Dokkan Fest e tutte le LR del gioco. In ordine. Mi sarà divertente. Ciao Andy, ciao Orcita. Mi sa che non ho fatto partire il video in live, sapete? Opsi. Non ho fatto partire il video, siamo in live. Rimedio, rimedio, rimedio. Se non siamo almeno in 20 o 30, è inutile anche solo partire qua. Facciamo partire il video. Ciao Andre Giorgio. Non c'è notifica Telegram? No, allora non è partito il video. Correggo, correggo. Sì, ma Maurito non sarà questa la tier list fatta come si deve. Questa sarà la tier list fatta da chi è in chat. Da cui partirò per fare la tier list fatta come si deve. Ciao Rush. Cellulare vibra. Ci vorrà un pochino perché parta il... Ah no. Ok, dovrebbe essere partito il video, quindi abbastanza easy. Exacto, il video è partito, adesso inizierà ad arrivare, spero, un po' di gente, dobbiamo essere almeno in una trentina, ragazzi. Sì, più tardi spero che Angelo si faccia avanti. Chiamate anche i vostri amici, perché se non siamo almeno in 30... Allora, in realtà volevo chiedere aiuto anche a voi, che lo sapete meglio di me. Se avete un qualcosa che posso usare al meglio per questa cosa, potrei controllare su Streamlabs se esiste un widget vuoto o roba simile. Se esistesse sarebbe molto, molto, molto carino. Oddio, la live anche su YouTube. Non penso di poterla far partire anche su YouTube, nene. Cioè, non penso sia possibile da OBS far partire la live sia su YouTube che su Twitch. La vedo abbastanza difficile. Poi magari mi sbaglio. Tanto sto preparando. Sto venendo su Streamlabs intanto io, ragazzi. Ah, vabbè, ma la... È inutile cercare a fare cose assurde. Ok. Ah, ma no, mi sa di aver sbagliato. Mi sono... Sono entrato... Tutti i widget. Streamlab.
Come lo faccio a trovare? Che poi qua cercando dei widget per fare questa cosa in maniera figa. No, controllato dovrebbero esserci tutti i pc del gioco, ragazzi. Tutti i pc del gioco dovrebbero esserci. Sto vedendo un attimo per i widget. Vabbè, possiamo andare con Strupol. In realtà non è il massimo, però ci sta. Ciao Riccardo De Bino. Io devo ancora iniziare a farlo. Lascia stare. Dai, dai, fate arrivare altre 8 persone, ragazzi. Ciao Wolf Levi. E partiamo. Altre 8 persone, appena siamo a 30, ha senso partire. Su 8 siamo in pochini. 25, dai, dai. Stropolo è pronto. Quindi quello c'è. Allora, mentre arrivano le ultime persone, vi posso dire che possiamo già mettere i primi tier. Però voglio metterne 4. Ok, però ne mettiamo 4. Il tier shit, che li conosciamo bene. Il tier ESA, il tier mid e il tier top. Per ora partiamo così, poi andiamo più nel dettaglio dei PG. Ciao possente comodino. Al Paul vediamo se c'è bisogno di alcuni PG per il Paul, perché penso che alcuni saranno abbastanza straightforward, ragazzi. C'è quello di questi PG. No, ragazzi, ESA vuol dire. Ciao Jeku, ciao Alte. ESA vuol dire che hanno bisogno di ESA. Oddio, hai ragione anche. Avete ragione, aggiungo un tier che mi pare che si stia. Radish. Adesso penso vada meglio. Grazie dell'abbonamento, comodino. Bene, ma c'è di meglio, ci sta. Sopra il mid. No, mettiamo in italiano. Grazie, comodino. Vabbè, ma sì, ragazzi, dall'uscita di Radish è nata la realtà dei fatti per Radish. No, quelli sono mid rush. Oppure bene ma non benissimo, i super nicchia poi sono due PG in croce. Sono davvero due PG in croce. Godish, poi PG buoni nel torneo mondiale ma non nelle altre parti, ce ne sono davvero due. Tipo davvero davvero due. Ok, abbiamo raggiunto le 30 unità. Va bene, possiamo iniziare, ragazzi. Abbiamo raggiunto le 30 unità. Ho detto che a 30 si partiva. Iniziamo, andiamo in ordine. Fare call.
Fare call. Ma far entrare qualcuno in call potrebbe aver senso. Prova a venire su Discord. Che vediamo come fare la call. Prova a venire su Discord che vediamo come fare la call. Se non eri su Discord, cercami, non saprei neanche come portarti tutto. Intanto, ragazzi, direi di partire. Fatemi solo controllare un paio di cose. Ah, ecco, infatti mi sembrava. Infatti, così è meglio la chat. Ma noi in generale, se qualcuno si vuole unire a Discord, possiamo andare. Dai, tanto direi che gli inizi siano abbastanza facili. Ok? Vegeta, Super Saiyan 3. Il nostro caro Vegeta. Oh sì. Ci sta anche quello. Come si mette il sondaggio qua su Twitch Gian Vittorio? Ne so zero su queste cose. Ditemi come mettere il sondaggio che lo metto. Sondaggio, sondaggio, sondaggio. Bravo Nene, pensaci te. Servirai a questo Nene oggi. Eh sì, Vegeta iniziamo già con un qualcosa di un pochino complesso, eh. Non è così facile da inserire in una tier simile. C'è un'opzione verticale in un content? Che vuol dire? Nene, non so come aggiungere su Discord. Concentriamoci a cercare di mettere qua il sondaggio per cortesia adesso, poi pensiamo a Discord. Andiamo in ordine di priorità. Mandato su Telegram. Devo aprire Telegram però. Apri Telegram. Molto semplice, tra l'altro, eh. Ci sarei potuto arrivare tranquillamente. Chi si è iscritto? Chi si è iscritto? Chi si è iscritto? Ciao Mirko. Ma il moderatore già ne è moderatore, eh? Ciao Black Lotus. Già ne è moderatore. Queste robe qua le so usare di merda. Non mi ricordo manco come cavolo si aggiungono gli amici su Discord. Aggiungi amico, ecco qua. Non funziona bene, Nene. Mi hai sbagliato a mandare il tuo nome. Però concentrati adesso per cortesia a fare i pull, Nene. Grazie. Allora. Annunci, via Westar, gestisci obiettivi, chat su abbonati, gestisci pronostici, sondaggio. Vediamo se così riesco a vedere. Raid non mi interessano. Senti, ecco qua. Gestisci il tuo sondaggio. Ok, sondaggio. Allora, domanda. Vegeta Super Saiyan 3. Naturalmente, ragazzi, se vedo che trollate. Considero. Togliamo ESA. Ok. Iniziamo. Ciao Mircozzo. Dovreste starlo vedendo il sondaggio, datemi
sicurezza. Sì, lo vedete, lo vedete, lo vedete. Ah, siamo per ora un pareggio. Ok. Un minuto e 30? Va bene. Ha vinto il bene ma non benissimo. Ci può stare. Come mi chiamo? Ok. Come mi chiamo su Discord? Ve lo dico a tutti. Mi chiamo. Dove cavolo si vede il nome? Narakua Oi 9694. Quindi il nostro caro va bene ma non benissimo. Poi andiamo un attimino a vedere se servono più tiro alto. Ragazzi, penso che su Buan non serva fare il sondaggio. Penso che siamo tutti d'accordo in che posizione vada Buan. Merda. Goku Blue Kaio V1. Penso che siamo tutti d'accordo in che posizione vada. Merda. Gogeta Super Saiyan 4 V1. Goku Super Saiyan 4 V1, in realtà il sondaggio ve lo metto. Andiamo a un minuto, non c'è un minuto e mezzo, c'è solo un minuto. In quanto Gogeta Super Saiyan 4 V1. Io ho queste. No, Eza scazzato non c'è, c'è han bisogno di Eza. Vediamo un pochino cosa ne pensate. Sono indeciso tra i due. Perché il Road non mi dispiace. Il Road non mi dispiace. Può avere il suo perché. In Battlefield non mi dispiace, può avere il suo perché. Direi che all'unanimità, ragazzi, avete deciso. Direi proprio di sì. Direi che è abbastanza sicuretto dove andrà. No, mid no. Mid per carità no. Mid esagerato. Mid è totalmente esagerato. Cioè mid comunque indica un PG che un minimo di utilità ce l'ha anche negli eventi un po' più importanti. Radish. Quanti avete? Allora, in Radish ci va quella roba che è pessima, ma magari un utilizzo da qualche parte ci sta. Fatto un server. Boh, chiamami, Nene, che ti posso dire? Ciao Arma. No, perché tier sheet c'è. Ah, vabbè, poi lo gestisci te questo server Discord, avviso. Che poi il culto di Priscilla, mi fatemi voglia di iniziare a giocare a Cult of the Lamb e creare il culto di Priscilla. Non so ancora se portarlo in live o giocarmelo per i fatti miei. No, ragazzi, il tier Ralua, il tier Ezza. Allora, cambiamo il nome. Ci vuole Esa. Ecco fatto. Così siamo un pochino più precisi. Ok. Allora. Prova, prova, prova. No. Ok. Ok, non dovreste sentirmi doppio voi. Ciao Robovi. Serveso, sì. Giusto.
Provate a parlare, provate a parlare. Ok, qualcuno si è unito. Quello me lo dovete dire voi. Arma, abbiamo fatto un server Discord, se vuoi entrare per parlare e per... Dimmi. Sì, allora dammi un secondo. Il fatto è che bisogna vedere... Allora, cattura l'audio. No, e questa è un'altra roba. Devo cercare di capire. Trasmetto un secondo, ragazzi, che cerco di capire come fare il tutto. Allora, lo so, ragazzi, mi dovete dare un secondo. Allora, cattura audio in uscita e prendo l'audio dagli altoparlanti. No, da Realtek. Prendendo l'audio da Realtek, dovreste sentire i ragazzi. Ditemi un attimo, parlate. Ciao, hello, hello, hello. Un po' più Bla. basso, magari. Ok, riprovate a parlare. Ottimo, vi Ciao. sentono, vi sentono, vi sentono. Ok, sì. No live di gente gentaglia, poracci. Gente. Ciao Gigi, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto a posto, ragazzi, benvenuti. E vediamo un pochino. Metti in qualche... No, aspetta, lo posso fare io. Sto per dirti di fare una cosa, Nene, ma in realtà lo faccio io. Ho messo Riesci a fare i fissato il server oh. Discord. Attenzione. Così chi vuole entrare in questa live può entrare direttamente a parlare. Ottimo. Un po' rumore, ragazzi. Purtroppo, solita storia. È sabato e c'è l'universo. È diverso. C'è l'universo fuori. Quindi purtroppo siamo un attimo bloccati. Allora, le LR si saltano, la facciamo separata con l'LR perché io continuo a pensare che non abbia il minimo senso mettere LR e non LR insieme. Questa qua mi interessa molto vedere cosa ne pensate. Ovvero, Goku Super Saiyan 4 full power. Allora. Oddio. A quanto arrivava di difesa questo qua? Tipo mezzo milione? Allora, Super Saiyan 4 full power, quale? Quello Quello tech? tech, Quello quello tech, tech. sì. Sondaggio iniziato, vediamo un pochino cosa mi dite. Oddio. Non è mai Siamo stato né cane 50, né cavolo, ci buccia. stiamo aumentando di numero. Cavolo, Allora, in qualche ho iniziato un evento. pochino prima, ci sta. In qualche evento tankava decentemente, però sì, non è mai servito. Non è mai servito come PG. La sua leader Mi skill sento già lì è poco e loro parecchio. molto. Allora, abbassiamo un po' loro, alzo un po' me. No, intanto ragazzi abbiamo iniziato da 2 secondi, non serve ricominciare, penso. Perché Oh, boh, sono i grazie. Grazie Cybercrio. Ma non c'è mid in questo sondaggio. Ah, non c'è mid? No, ma il PG. Io pensavo a Non mid. c'è mid, ho Allora, saltato mid. mid. Ah no, aspettate, aspettate, aspettate. Fatemi rifare perché ho dimenticato mid. Colpa mia, colpa mia, colpa mia, scusatemi. C'è la tier Radish tipo, solo per Sì, lui. no, c'è la tier Radish dove però non ci sarà Radish, è questa la cosa più bella. PG totalmente inutili. No, non totalmente inutili, PG che fanno cagare. No, Sì, ma almeno Radish quella che vende fanno poco PG, cagare vende manco è quella quello. che fanno cagare è la tier shit. Che sarà bello vedere qual è il personaggio più recente della tier shit. Ecco, Quindi questa c'è una qua adesso è differenza fatto da bene. fare. Il tier Radish e i PG che fanno cagare, e
E non possono. E hanno già ricevuto Eza e sono recenti. No, il tier Radish e i PG che fanno cagare. Molto probabilmente hanno già ricevuto l'Eza, ma in determinate circostanti che accadono una volta ogni 1000 anni, ancora oggi servono a qualcosa. I tier shit sono PG insalvabili, che manco Priscilla li salva. La schifo, lo schifo dello schifo dello schifo, quella roba che se che hanno anche praticamente tolto dalle summon, da quanto fanno schifo. Comunque per me Goku Full Power, per me è mid, ho votato mid. Per me è mid pure, perché no, cioè, mid, a livello da Full Power, per me, anche per me è mid, cioè Eza già ricevuto. E in realtà attenzione, c'è un 50-50 mid e Radish, ma non è mai esploso secondo me, cioè fa danni carini ma ormai è bello che è superato. Allora, opinioni, secondo voi no, oddio, sì, in realtà hanno ragione anche i ragazzi, che alcuni sicuri potrei anche buttarli subito dentro. Vabbè, voi parlate, io intanto metto quella roba che non c'è neanche da discutere, che va in shit, perché ci sono alcuni PG che oggettivamente è inutile perderci tempo a discutere. Voi intanto parlate. Allora, per quale motivo Goku Full Power non andrebbe in Raditz, mi viene a dire Raditz. Ciao GS Merita. Argomentazioni. Allora, io non sto cercando se qualcuno aveva fatto il calcolo della difesa di questo coso, perché io mi ricordo che arrivava a mezzo milione di difesa, che non è tantissimo, però mi tutto un attimo la scheda del PG, perché non mi ricordo più di cosa. Vediamo se lo trovo. Non mi ricordo cosa aveva come statistica, quindi devo un attimo rivedermi. Ma io forse personalmente l'unica di utilizzo che può avere è perché è leader full power e abbiamo tre leader full power in questo gioco. No, non è solo quello, è che rispetto anche a Gogeta Tech lui c'ha Saiyan Roar, quindi nei team che hanno i Super Saiyan 4 dentro si prende e dagli altri 25% di boost, mi sa che è per quello. Il problema è che ormai gli unici giocabili che hanno Saiyan Roar sono Goku Qualcuno full power. Ma guardate ragazzi, guardate anche il Battlefield. Cioè, le mid nel battle giocano, secondo me mid ci sta, non fa schifo. C'è anche da dire che c'è anche la possibilità di vedere le special sotto il 59% di HP, per carità, ma c'è la possibilità di vedere le special, quello sì. C'è un'altra tier che mi è appena venuto in mente di aggiungere. Oddio, quale? Adesso vedrete. Perché alcuni in PG, alcuni in PG, interessante. Sì, mi sembra 30% di counter o 50, adesso non mi ricordo, però sì, al counter. Oddio, che cosa intende per solo buffer? Quindi tutti quei buffer che buffano ma muoiono? Che giochi praticamente soltanto... Vabbè, nelle red zone ha comunque tanti problemi anche lui. C'è oltre... Oltre il mid non lo metterei. Red zone, se non hai guardia, damage reduction o una difesa enorme, non ci giochi. Nel senso... Sì, ma è così. Delle ultime, perché se non c'è una difesa buona, le prendi un pugno da 300.000, inizi già a piangere. Il problema è che una il volta... Il server è condiviso, come buona. Il Discord non va? C'è il link punto di... ci sono dei problemi con il link, sì, Discord. Due secondi, li ricondivido. Sì, ok, Titanitali, però è quell'unica missione. Più di mid comunque non va. Cioè, più di mid non va a Goku. Anche con le missioni tutto quanto non va più di mid. Mid è il massimo a cui può aspirare in questa tier, sì. Che le voci della mia non saranno queste, è proprio per farla che esca in ogni modo diversa dalla mia e che si capisca che sia. Prossimo PG. Sì, anche il prossimo è bellezza. È proprio... poesia. Qua sono curioso di vedere che voto riceve. Sarebbe il PG? Super VSTR. Eh sì.
Super VSTR, se posso spezzare un'arancia, che è il PG che mi tormenta di più perché l'ho trovato, tipo ho fatto due copie full Andate. ability, gli ho fatto l'SE a 15 solamente usando le sue copie, non gli ho nemmeno dovuto farmare. È forte, il problema è che il gioco non sa gestire Imagine e finché non escono gli Imagine decenti, cioè lui è buono, però c'è sempre il rischio che quando usciranno dei Imagine lui sa già In invecchiato. bene ma Questo è il non problema. benissimo, Non ragazzi, ci sono quelli che sono più di mid. Cioè i mid ho più. sono praticamente li giochi per le missioni. In bene ma non benissimo, li giochi spesso se non hai il team migliore. C'è di meglio, Sì, però comunque allora, c'hai dei momenti in cui meglio di lui non c'hai, salvo avere l'abilità alta altro. io per questo personaggio mi ricordo che quando è uscito era molto buono perché arrivava tipo a 1 milione di difesa con additional da Buan. Tutti dicevano: immaginate quando uscirà Kid Buu LR. Non è mai uscito. Cioè, è rimasto solo per VLR. sempre. Parliamo del solo PG che non ha mai ricevuto un Dokkan Fest ed è uno dei più grandi villain di Dragon Ball in generale, ma è stato ignorato totalmente dalla Bandai. È Parliamo di andato. Gabi. Ci sta. Un botto di voti. Una persona addirittura ha votato Super Buu in top. Cioè, Esagerato. stima per Allora, chi l'ha fatto, mortacchio. però mi pare un pochino esagerato. No, allora, sta bene ma non Ciao benissimo per un AGLiuve. motivo semplice. È randomico. In che senso? Cioè, la possibilità di trovarti Buan, che ok, ma c'è la possibilità di trovarti Butengs, che non ci fai un No, cazzo, Butengs è o totalmente Buan, inutile. che non serve un cazzo, cioè non tankan, fa danni meno di Buan, Ragazzi, non buffa nemmeno. guardate, L'unica cosa che posso faccio una pensare. cosa più facile. Vuoi metterci nel No, video? no, top 5. Così No, Nene, secondo me, tipo, andiamo ad aumentare. speriamo nell'Eta di Butengs, che a sto punto ecco ai prossimi, perché anche lì gli manca davvero un buddy, perché Super Buu AGL ha il suo stesso nome e comunque per 6 turni non lo puoi tenere in turnazione. Però, cioè, quello lì, finché non esce una 200% che ti permette di giocare tutti Imagine, un Kid Buu LR o comunque un qualunque buff a Imagine, cioè forte, ma non sarà mai al 100%. Anche perché ha bisogno di link di Imagine, perché i link Imagine sono rotti al 10. Sì, ma qui adesso non sto parlando del team che può avere. Perché anche appunto considerando il team margin che potrà avere il PG, comunque è giocabile in altri team. Transformation Boost, ad esempio, in Extreme, non so che altri Extreme perché non mi ricordo su tutte le sue categorie, ma può giocare Limiting ad oggi. Che va in di team. Puoi limiting? ingrandire un Che po' la va di limiting? schermata di Chrome? Non è, questa è la verità, questo non ha Ah, buddy. ma O cavolo, meglio. chiedo scusa, per sbaglio non avevo calcolato che se io metto Google Chrome naturalmente in finestra, mi va in finestra anche nella live. Naturalmente io non vado a farmi quei calcoli. È naturale, grazie al cavolo che vi erano usci che non le riuscivate a leggere. Poracci anche voi. Non No, ma ci sta. comunque, cosa volevo dire? Allora, Buddy in realtà ce ne avresti uno in teoria, che sarebbe BuAGL, quando BuSTR diventa Buan, Buccolo, quel che vuoi. C'ha comunque un Buddy in teoria, dovrebbe avere qualche link, se non erro. Adesso non mi ricordo di tutti i link dei PG, eh. Quindi in Magari teoria, così. volendo, Così ce l'ha il Buddy. è ancora meglio, Ma. penso. Vediamo. Sì, così è circa perfetto. Ok. Ok, qua la perfezione delle dimensioni adesso. Vabbè, Ok. abbiamo un bel po' di PG da fare, quindi magari non Sì. concentriamoci troppo Allora, con il di Horda. prossimo Esatto. il caro MC. Oddio, Metal Cooler. Quale Metal Cooler? AGL? Io Sì. bene, ma non benissimo, voterei. No, io, cioè, per me è molto meno forte di quei due che stanno in quel tier adesso. Per me è un punto di domanda. Buon Io farei weekend. bene non benissimo, sicuramente. Invito. Però con che pull 6 è forte, però. Con che pure forca nella God, nella Reg Zone di Broly mi aveva dato una mano a farla.
Io ho votato Mid, ma perché semplicemente vedo Vegeta Super Saiyan 3 Super Bula, non è minimamente al loro livello, ma proprio zero. Mi ha molto un punto di domanda sto PG. Perché Bene, non benissimo Mid, secondo me. No, forse è ho troppo Mid cattivo. o so è bene ma non benissimo parte bassa, diciamo. Vegeta Super Saiyan 3 c'ha 80% damage reduction e possibilità di stun. Eh sì, vabbè, lo stun non serve, ti serve più che altro per quei turni di damage reduction, lo stun ormai chi è che Vediamo un stunnabile pochino da come va il nostro Jiren caro a MC. Jiren, Beh, quanto è dai. utile lo stun. Qua ha vinto il mid. Ha vinto il mid. Ma perché appunto è un PG che... Allora, Metalcore è un PG che un po' non lo vedi tanto giocare da quel che ho visto, più che altro anche ci sta quello fisico che giocheresti piuttosto. Vabbè che adesso ti No, in realtà no, Titanitari, perché c'è una grande differenza da Cerveza e Sheet, perché Sheet sono insalvabili. Cerveza, cioè i Cerveza comunque hanno una speranza bassa, ma hanno una speranza. Il prossimo, ragazzi, dovete però essere sinceri con voi stessi, perché è arrivato troppo presto in questo momento. Ci spenderemo tipo mezz'ora. Però è il momento già, cioè già iniziamo con le cose interessanti, con uno dei momenti più attesi della top, arriva già. Sì. Qua ci vuole un pochino di onestà. Allora, c'è qual è il problema di posso esprimere, c'ho anche Abilicky Full anche, e vedermi cannati di fila due Dokkan Festival che ho Abilicky Full mi fa morire, però GG ovviamente. Allora, il problema di questo PG è che la forma base è un insulto, cioè sembra livello free to play di 6-7 anni fa. Il problema è che lui contro i super sarebbe anche decente, perché comunque chi spamma 4 special a turno, cioè provato in evenki super, il suo fa, il problema è che non ci sono evenki super, tutti gli evenki del gioco sono extreme e contro extreme fa cagare. C'è Un po' qualcuno così. che sta un po' trollando perché c'è Ciao uno che ha votato Axel. top. E vabbè, Sì, ma vabbè, tanto top. sì, tanto si riconoscono quelli che stanno trollando. Cioè, se paradossalmente, se uscisse una Regzone a tema Tournament of Power, poterlo giocare potrebbe essere magari interessante, perché contro i super ti può spammare qualche special. E Mid ha qualche vinto volta il contro i mid. Crazy Death Cioè, ti può Black, abbastanza ragazzi, infecca. ha Il problema è vinto. che... Ciao Axel, ha vinto il mid con Black. Minchia, pensavo peggio. Pensavo peggio. Ma secondo me ci può stare. Allora, circa. Mid mi sembra oddio, è vagamente giocabile. Io lo dico sempre. Black non fa totalmente cagare. Black non sta totalmente a Non cagare. fa Più totalmente altro il cagare. fatto di Raditz, cioè il fatto di Black è questo, sarebbe fortissimo contro super in eventi lunghi, ma non ci sono super e non ci sono eventi lunghi. E Cioè. questo è un PG che potenzialmente può essere utile per chi ha magari ha difficoltà, insomma, a farsi Addirittura eventi lunghi. devi fare il Legendary Vegeta Event con un account aperto da 2 giorni, lui ti aiuta. Ragazzi, allora, siamo sinceri, Esattamente. alcune posizioni andremo, cioè non ve le sto neanche troppo a chiedere. Sheet, che è rimasto Sheet, È un altro ok? No, non shit è, non Jiren va è in Sheet, va in Radish, cioè, penso che siamo tutti d'accordo che Sheet va in Radish, cioè. Oggettivamente, Sheet in Road può servire a qualcosa, fuori è un essere totalmente inutile. Per cui piangi, sì, sì. hai lo stesso problema di Jiren. No, Hit e Radish, ma non hai neanche dove giocarlo più. Usei si sta formando di nuovo e lui non so neanche se ha motivo di esserci. Appena Non che sono, no, ragazzi, non non c'è sono in motivo. ordine. Non sono non Sì. sono in ordine. Cioè, poi li ordiniamo anche. Però sì, c'è cioè, shit.
Fa in Il radice. problema di Hit è che è andato a Dezza troppo presto e ovviamente se vai a Dezza troppo presto in nuovi meta come il meta delle Regzone sei già obsoleto. Ma è già obsoleto, tipo. Ma già era obsoleto. Serve solo delle super battle road, ma neanche perché comunque le fisci pure senza di lui. Ma Quindi. più che altro, però aiuta, insomma, se fai solo quello. Sì, anche perché se adesso devono rifare Universal Survival Saga, lui dove cacchio lo giochi? Ma non lo giochi, perché già Universo 6 lo gioca adesso, No, ma comunque. non lo, No, non da lo qua gioco. che esce quella Super Battle Royale lui non lo giochi, ma non ci sarà mai. Puoi Il giocarlo nella prossimo, nuova, perché al comunque. prossimo ragazzi vi do solo tre possibilità perché oggettivamente non va sotto quello. Quindi andiamo un pochino più rapido per lui. Oddio, allora, questo qua ricordo che è il 70% di Dodge, però da trasformato. Pre-trasformazione quant'era? 50? Sì, 50 pre-trasformazione, 70 post-trasformazione, critico garantito, boost attacco e difesa. Mi sembra che abbia Great Resist Attack and Death 4 turni in special e mi sembra che prenda boost di attacco dopo che evade in blu, se questo è amico. Allora, è buono, io non ce l'ho e non l'ho giocato, però ho visto qualche video di Datru, qualche volta raro gli è morto, ma per pura sfiga, però è successo. I PG basati sull'evasione sono così, eh. Se sfighi ti Ciao esplode tutto Gennaro. quanto. Ma è Cioè, uno di. se si prende i pugni in regzone difficili, le prende. È un No, Mui che ha più difesa e fa più qua, danno. sì, qua ragazzi ve lo dico, non sono d'accordo con il risultato. Come, quanto Il risultato fate vedere di. Nato, quanto avete votato? Ho votato 8 persone con bene, vanno benissimo. Il doppio che top, cioè, mi sembra un pochino esagerato, bene non benissimo. Cioè, Gogeta rimane comunque un ottimo PG. Mi Sì, sembra un pochino basso, sì, mi è sembra un ottimo, pochino eh. basso, bene ma non Comunque benissimo. Poi ragazzi vi dico, ora facciamo la tier. Appena la finiamo, vediamo bene dove sono i PG e facciamo delle modifiche. Perché se tipo vediamo che c'è un robo in cui i PG non possono star vicini, l'andiamo a rivedere. Questa è una prima fase, questa è una prima fase. Quindi per adesso giocate, per adesso teniamola così, vediamo un attimino, poi ce lo andiamo a rimettere a posto, ok? Poi ce lo andiamo a rimettere a posto perché secondo me Gogeta andrebbe in top, sinceramente. È comunque tra uno dei migliori tour del gioco, grazie a rese tutto quanto. Broly lo metti direttamente in salvezza, cioè non serve neanche No, Broly. discuterne. Cosa serve? Ce l'ha lesa? Broly Ce quello là sotto, il prossimo che c'è. l'ha lesa? Broly, ma Broly. Comunque, effettivamente, come dice la chat, c'è un po' di stacco tra top e bene, ma non benissimo. Cioè, sembra quasi che ci sia proprio un po' uno stacco un po' grande, Oddio, ad oggi effettivamente. non abbiamo Sì, ancora messo infatti. nessuno. Oddio, si inizia ad esserci un distacco importante. Però poi si sistemerà tutto. No, in realtà Broly, ragazzi, c'è da dire Comido che radice ormai, è confermato. mid. È mid in torneo lo si gioca. Uno di quelli là che non serve stare a fare sondaggi. In torneo si gioca negli Neanche più tanto, eventi. Gigi. No, Neanche più tanto. lo puoi comunque perché lo puoi giocare più che, oltre che in torneo lo puoi giocare in tutti quegli eventi in cui devi battere tot nemici entro un tot. Cioè, è Quello sì, anche carino. perché ormai in torneo si gioca doppio piccolo, entry, active, muoiono tutti. Sì, ma se non hai doppio piccolo giochi Broly LR, che vabbè che è un LR, però esiste da 854 anni, quindi probabilmente ce l'hai. Ma più che altro stavo considerando il fatto che questo Ezza è stato talmente tanto poco impattante che manco mi ricordavo avesse avuto l'Ezza, quindi figurati. No, è un Il problema è che pigmine. anche trasformato offensivamente ormai non è proprio tutta Vabbè, non sta si grandissima trasforma in roba. realtà. Non si trasforma. Ecco, guarda, facciamo così. Come Sì, beh, ovviamente parlavo di eventi lunghi, ovviamente, cioè non Così siamo più o un meno tutti torneo. quanti d'accordo, direi così.
C'ha difesa, ma non mi ricordo quanto. Non dovrebbe essere tutto carcongesso, cioè qualcosina ce l'ha, però. Sì. 150 per il tempo iniziato, 120 c'ha un coc. Deve avere due nemici contro quando è una forma base. Facciamo un altro chiarimento per meta, cosa si intende? I team che giochi per vincere No, la no, no, in Rensen. meta sono praticamente quei tour che giochi praticamente sempre, ma non sono top 5. Sono Cioè, cinque TG migliori, poi quello che sono meta è tutto quello sotto al top sì, 5. sono magari quasi a livello dei 5.000, cioè in realtà anche i 5 migliori sono in meta, solo che andiamo a mettere sopra. Top Che sono i PD migliori del gioco, questa è l'idea. meta non è detto che li unisci, ti faccio un esempio. Yamcha, secondo me, è top, ma non è meta. Il meta non è Yamcha, però è un grandissimo PG che è più che buono, per farti l'esempio. Yamcha è il meme che è diventato realtà. Cioè, è Praticamente sì. Questo incredibile che Yamcha botte di Jiren. sono abbastanza Tu pensa al curioso, questo meme. invece la facciamo perché non so sinceramente dove lo metterete, so cosa non è. Cioè non Questo è. PG da Evolution. Sì? Questo PG fa schifissimo a Datrullo, detesta. Aspetta un A attimo, eh. me, neanche a me fa il coppo impazzire in realtà, cioè sembra un po' classico PG, né carne né pesce, tanto lento, tanto lento. Boh, io direi mid secondo me. No, Non è ragazzi, l'ultimo scorso, secondo me è mid, secondo me. andiamo in ordine, è più normale, cioè se no dovremmo davvero andarci a Non è scegliere. inutile, non è inutile, ma non è nemmeno quel PG trascendentale che dici, oddio, best head del gioco, cioè. Ciao Alan. Beh, dai, non ci vuole molto a farla Perché meglio. Questa comunque sarà una ci sono tier. Questa sarà una tier che fate voi. Io, giusto, se vedo delle cose che sono cose terrificanti, vado a modificarle. Ma oltre a quello, cerco di non mettere più di tanto voce se non a dire dei miei pensieri. Sarò sincero, a sto punto forse dovremmo spostare Black in Ciao Lattice per Geoff. il motivo che Black non è a livello tipo di Broly, Ma non è neanche a livello in di. realtà sì, Black è a livello di Broly. Dici? Sì. Secondo me no. Il problema è Mid? sempre quello, che ha contro degli eventi totalmente che non gli Mid. fanno funzionare la passiva. L'avrei messo in buono, ma ci può stare, mid, simpatico. La No, rosa è Black da buona, appunto, che devi dire. Rosé. Black è. Allora, Black è stato insultato tanto per il momento in cui è uscito lese, per come è uscito lesa. Se lese usciva in un qualsiasi altro momento che non eravamo super carichi riguardanti un Roselle R che non è uscito, un Black nuovo che non è uscito e altro, si sarebbe sparata meno merda su di lui. È oggettivo, È perché circa la stessa comunque. storia. È circa la stessa storia di Veget Fisico all'anniversario, era già successo, che Sì. tutti si Esatto. aspettavano da Veget Fisico Tour, chissà che Eze invece tankava solo i pugni, che in realtà è tantissimo, però tanka solo i pugni. Sì, infatti Broly è in mid, non è più basso perché in torneo lo giochi. Cioè, Cioè, Veget altrimenti sarebbe il Radish, eh. ha senso se lo giochi con uno che ha scouter, con un PG che ha scouter, perché basta che lo metti in uno slot dove non prendi la special e prendi zero danni Esatto. quel turno. Allora ragazzi, Ma Goku in realtà. Kid, sono abbastanza sincero, è abbastanza facile da mettere. Dato che è uscito il nuovo, l'altro Goku Kid, secondo me è da mettere in mid perché comunque schifo non fa. Lese è fatto molto bene. Il punto che Oh, si piuttosto gioco gioca. quello fisico, giocheresti. Sì. Ma È praticamente un pazzo per giocare. Cioè, Gigi, io so che Scalper Gear è una cazzata, ma il. Cioè, Black comunque di per sé è un PG che, pur avendo già avuto Lezza, avrebbe potenziale. Cioè, perché se esce una Rezzon che è full super, cioè, lui può Nel dire la Battlefield è sua. assurdo. Se. Ma infatti, Sistema ragazzi, in esplode. mid ci vanno quei PG che comunque hanno la loro nicchia. In buono ci vanno quei PG che hanno una nicchia un pochino più ampia. Cioè, più basso di mid, Goku Kid non se lo merita. Piccoli, piccoli, piccoli.
Ciao Lordi. Abbiamo degli standard, per farvi notare, abbiamo degli standard abbastanza alti perché in buono abbiamo uno che ha 80% damage reduction e l'altro che ha 1 milione di difesa, quindi cioè. Sono curioso del No, prossimo che ce perché l'abbiamo. io so dove lo metterò. Voglio vedere voi dove lo mettete. Naturalmente vi tolgo le Trunks cose da meme. Evo. E questo è difficile. Trunks Evo direi per me è praticamente un Black Int con più difesa. Sì, essenzialmente sì. È un Black Int con più difesa, perché alla fine è stessa storia. Potenzia aumenta la difesa ogni special che fa. Sì, c'ha più special che lancia rispetto a Black. Ma Questo bisogna infatti darglielo. Robovi Black infatti sta in mid, se era buono in un evento. Ciao Arma, se fosse buono in una red zone Comunque. super starebbe più alto. Sì, questo per me Trunks è un tier sopra Black semplicemente per il fatto che ha più difesa e ha più special. Sì. Sono d'accordo a grandi linee. Negli eventi lunghi Trunks regna, cioè. Sì, Trunks diventa lunghi arriva a difese enormi, ma senza fatica. Vero, Azreus viene crivellato male di colpi, purtroppo. Ciao, Mr. Grants. Vabbè, ai PoE ragazzi, quasi tutti i PG muoiono da OE. Sono d'accordo sul buono. Allora, il problema è che se consideri la fight con Zamasu e consideri solo quella, tipo Anche in Omega, anche in 85% del Omega, gioco dovrebbe essere shit. eh. Anche in Omega Sì, ma però. non è che prima di arrivarci, con Zamasu invece subito ti botto, ti prende in pazza. Ricordiamo gli androidi. Il prossimo vi mando la scelta. Molto So GL, Zamasu GL per me è top 5. semplice, ve la metto, cioè Top. vi permetto di scegliere. Per me è top 5. Zamasu GL. Oddio, dovrei fare una top 5 mentale prima di decidere se è top 5 o meno. Ciao Tanto Fiero possiamo cambiarli Daniele. dopo. Eh Sì, sì, poi sarà cioè, modificata, volendo cioè tanto. questa è una bozza, eh. Questa è una bozza che poi Ok. sarà modificata una volta finito per risolvere magari problemi di logica in tutto. Va bene, va bene. Sì, perché sinceramente io per votare ho votato 5 assi adesso, però devo vedere la top 5. No, per me è Zamasu 5, perché Tananka, ottimo best buddy di Zamasu Tech, 50% damage reduction, effetto Kaioken difesa, buffer, 3 key. Beh, non ha vinto di tanto, è un 55% solo. C'è stato combattimento, c'è stato combattimento. No, soli turni, LR li Cioè, facciamo quindi dopo. io accetto anche chi dice che stia sotto. Bisogna vedere un attimino più avanti se ci sono altri PG perché si può comunque cambiare qualche posizione più avanti. Va Ma sicuramente. No, aspettate. bene. C13 ha ricevuto Allora, dai l'ESA. qualche C13, PG. Chi? C13? no. 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 Non è che me lo so, ok. Magari. Alcuni PG oggettivamente so già di metterli in Cerveza. Sì, ma grazie. Sì. Metti anche bu, tipo Gotenks, Kefla. Gotenks sembra anche Lei volendo, voglio sì vedere che cosa gli dite. Cioè, vorrei. ogni riceve Non è la mia tier, quindi alcuni non li metterò in Cerveza. Però ce ne sarebbero tanti che vorrei mettere in Cerveza. Che la metà basta, ragazzi, ve lo dico col cuore. Ce ne sono tanti. mettere in un Trunks RGL in ESA per Gotenks me, non ha Int senso. no, ragazzi. Gotenks Int voglio farvi scegliere perché secondo me non è detto sia per forza in Cerveza. Comunque, il prossimo PG sarebbe Goku Super Saiyajin. Allora, Goku Super Saiyan, opinioni. Quello di Namek, oddio. Sì, Ha levo. avuto un'Ezza che era solo più numeri e basta. Cioè, nel senso, non mi ricordo di un bell'Ezza. Penso di non giocarlo da Eoni. Io dico la mia opinione. Per me è mid. Per quale motivo è mid?
Per il motivo che prima che si trasformi in una guardia, quindi ti esplode male, ok, e Una non è cosa neanche, dici. non è neanche sicuro che, avrà la, che si riesce a trasformare, perché a me non mi si trasforma spesso per qualche motivo. Opinione personale, Non magari ti vuole andare a bene, testa. Nene. Non ti vuole bene, non ti vuole bene, Goku, ecco perché non si trasforma. Si nota, si nota, lo sento. Io sono quasi tentato dal Radish, perché veramente quella guardia RNG è veramente brutta. No, ma il punto non mi viene di dargli Radish, perché ad esempio guarda Buu STR, quando diventa Buan anche lui c'ha 70% di guardia, se non l'attiva non ce l'hai, comunque prende un bel po' di ridi. No, fidati di me che ce l'ho, muore Super Bagiel se non ha la guardia. Infatti è un grosso problema di quel PG. Ora mi Meno male, aspetto non mi sento mi di più. aspetto una guerra. Ha vinto il mid comunque. Per me È tra piccolo mid fisico. e Radish lui, ve lo dico, eh. Ciao Fiero Daniele. Sì. Cioè, tra mid e Radish, tra un po' di tempo crolla il Radish. Però ci sta a non essere sicuri. Allora. Piccolo fisico mid. Per me mid. Beh, allo scouter. È un mid, appunto, è un mid. In realtà vi do Che poche possibilità su piccolo perché non merita di stare sotto mid. Quindi vi lascio scegliere le cose che serve. Io sono indeciso tra mid e addirittura buono. Ed è che non mi. Quanto arrivo di difesa questo coso? 140% damage reduction ti ha trasformato. Sì, anche se ci mettono un po' di turni a carburare, ce l'aveva proprio Meta facilissimo. Ger è esagerato. In realtà forse è meglio metterlo in buono. Vedendo le special, Ve lo dico, meta evita di no. In meta non ci sta, però può stare alto. Può stare alto. È molto in buono ci forte sarebbe. mid. Calcolate che piccolo ad ability, team di Goku, con piccolo orange, tanta robina. Sì, Ciao piccolo Andre. orange. Cioè, ragazzi, è Ma forte sì, è piccolo. un Non mid. guardate solo il danno. No, ma non guardo mai i danni di PG, guardo la difesa. Il danno non mi frega un cazzo, ci sono altri No, PG che possono non farlo. parlo a te naturalmente, parlo in generale, non guardate solo i danni. Ha vinto il buono, tra l'altro con un 67%. Vediamo se rimarrà in buono perché. Poi Io vediamo l'unica un attimo. cosa che cambierei di quello che sto vedendo è forse Vegeta Super Saiyan 3 andrebbe insieme a Gogeta, perché boh, almeno io lo metterei un line Poi alto cambiamo, perché. ragazze. Sì. Tanto ragazzi, alla fine cambieremo tutto, andremo a rivedere i PG, andremo a vedere come si giocano e altro, quindi per adesso. No, in realtà Sì, ragazzi hanno ragione. d'accordo, sì. È inutile aspettare, è inutile aspettare oggettivamente, piccola oggi lo giochi troppo, cioè lo giochi davvero in un botto di team, funziona. Per come è strutturata questa tier, deve stare in top, non puoi paragonarlo a Trunks o a Boo. Oggettivamente. No, sì, infatti no, comparato a Trunks, no. Ma proprio perché appunto vede anche le special garantite, poi si trasforma anche facilmente grazie a piccolo Orange, a 40% damage reduction, arriva a valori di difesa accettabili grazie anche all'effetto Kaioken alla difesa. Allora, è una cosa buona che dice Titan Italy, che è una cosa che sinceramente stavo pensando, è il problema delle categorie di piccolo fisico, cioè non ha Ma tantissime categorie. in quelle poche, Sì. sì, lo giochi in pochi, Anche un però. po' in cui gioca. Comunque, Vabbè, il prossimo Mirai PG tanto Int. secondo me è facile, Guanint. Guaninti non so dove metterlo perché è un PG che ho usato veramente poco. No, ma per performance ti posso dire che è in meta praticamente. Ma mi pare che è meglio dalla forma base rispetto a No, perché comunque anche da non trasformato in base riesce a reggere i colpi. Ricordatevi che meta equivale a dire che voi lo preferite anche all'LR. Quelli sono i PG meta. In team in cui preferite giocare loro che altra roba. Non so dirti per Guanint, sincero. Il popolo decidere la sua sorte. È anche Vediamo. buffer. La tier dei team, vediamo appena riesco. Cioè, ci vuole tempo per farle, ne ho poco. Meta, abbastanza Ah, non è quello che sicuri. dicevo. Un po' di.
la trasformazione che si trasforma quando cazzo vuole, che magari preferiresti averlo in forma base perché c'è anche la guardia possibile. Sì, no, il fatto è questo, dico Anint, che comunque già in forma base ti tancheggia. Magari a volte gli serve un Whis, che oddio, ho detto così non significa nulla, però nelle red zone non tutti tankano, anche sotto Whis lui tanca a double digits anche la special, mi sa, quindi... Ma mi sembra che il problema del PG è questo, che secondo me non starebbe in meta per il semplice fatto che da trasformato non ha più la guardia, c'è la damage reduction, non fa neanche da buffer, però perde il valore che era più interessante in forma base, secondo me. Quindi per me non starebbe in meta per quel motivo, o meglio, PG meta sono i PG che metteresti in ogni occasione praticamente, ciao, ogni volta che poi lo metti. Ma ci sta, ragazzi, cioè qua parliamo, parlate tutti quanti, è normale che non sarete mai d'accordo, siete in 65. Pensiamo al nostro Dio Cooler. Dio Cooler meta. Oddio, la sua difesa è ancora accettabile per questo meta. Sì, ma il punto è che i PG Extreme non c'hanno un cazzo di difesa. Quello è il problema. Ne abbiamo che ho difesa, cioè abbiamo chi Zamasu al GL, Boost c'è la guardia, chi altro, Zamasu merge di nuovo. Ma Dara, Gogeta, guarda che l'abbiamo detto prima in realtà, no, Gogeta allora, quarto tech non gioca più, cioè dove lo giochi? Io dico una bestemmia, per me è un Trunks tech leggermente meglio. No, cavolo, ragazzi, no, dobbiamo rimetterci, avete votato in pochi, metà top. Qua va rifatto il sondaggio, togliendo... Solo buffer. No, solo buffer non lo è. Effettivamente, non so neanche io... Perché il meta adesso, cioè, il problema è che il problema del meta è che non ci sono tanti extreme. Questo è il problema del meta, quando parliamo di meta, quindi... Riduciamo le scelte. Allora, lui di solito, secondo me, lo giochi, soprattutto se vuoi buffare Cooler LR. Tranquillo, ho fatto ripartire. Mano. Ciao, Kagami. No, non mi sento neanche di metterlo più in meta, perché... Il problema del PG è che non ha tanto, cioè arriva a buoni valori di difesa piano piano, fa da buffer, però per come il meta, ciao Gresp, non hai motivo di giocarlo, perché infatti questo una volta era veramente forte, soprattutto perché c'era Cooler e l'RSTR, adesso è un buffer, ciao, decente, genetico. Cioè, perché non è che giochi veramente Cooler, almeno io non lo gioco da un bel po' Cooler e l'RSTR, soprattutto perché muore, quindi... Gioca perché non c'è un cazzo, a parte i danni, difesa che si pompa piano piano, però... E adesso si è finita buono, ragazzi. Cioè... Secondo me buono... praticamente, come ha detto qualcuno, è praticamente tipo Trunks, in un certo senso. No, secondo me è corretto, buono, perché comunque, cioè, ok il buff, però, non è, cioè, Cooler non è più meta, Cooler LR intendo, quindi non è che ci guadagni così tanto dai suoi link. E poi c'è la stessa cosa di Trunks, cioè buffarsi piano piano durante il corso del match. Il punto è che è il body di Cooler STR e LR, quindi questo è problema, non so dove metterlo io, o buono o top, è una dei due. Meta di sicuro no. Meta no, perché non tanca un pazzo. Vabbè, per adesso lasciamo il buono. Tocca Goku Kaio. Goku Kaio per meta. Questo è buono. Allora, è meta, ma è il problema che è buono, non nel senso che vale il tier buono, è buono come PG. A me è meta futuro, per il motivo che non abbiamo tanti Universe Survival Saga rappresentanti che ha bisogno. E questo è il problema del PG, perché il PG è molto forte, ma c'è un team.
Allora, questo PG è molto figo per un motivo. Quando è uscito, l'universo Survival Saga non esisteva. Lui da solo ha fatto fare all'universo Survival Saga praticamente la Red Zone di Cell Max. Cioè, spoglia la vita. Ricordare il meme, quello appunto di Eternaut con gli androidi, cioè ha carriato lui praticamente la run per la Redzo, perché sono gli androidi che non cazzo. Ecco qua lo showcase degli androidi, era diventato lo showcase di Piccolo Junior di Goku Blue Kaioken. Perché il PG è molto forte, ma non c'è un cazzo di team, quindi come cazzo lo giochi? Ha tante potenzialità in futuro, soprattutto se gli LR, sesto anniversario, adesso fanno ESA, cioè. È un top, ma perché bloccato in top? Altrimenti sarebbe meta, e questo è il problema del PC. Vuoi vedere quanti hanno votato? Grazie a quelli che hanno votato, fanculo agli androidi. Avete il mio Ma ancora pensiero. gli angoli di rialzare. Curiosità, se vincevano fanculo gli androidi Int, tu dove lo mettevi? Lo mettevo Lo in mettevo in tier top. fanculo. Lo mettevi in top, ornamento fallo. Esatto. No, ma è un peccato perché lui potrebbe essere meta, ma è bloccato a causa del cazzo di androidi e di tutto il team che non esiste. Perché sto coso fa un bordello. Perché, pardon, forse non ho capito io, ha vinto Meta, l'abbiamo messo in No, no, ha top. vinto top. Aveva vinto Meta. No, Ha ha vinto vinto top. meta. Ha vinto meta. Non ha vinto top, non ha vinto Meta, ha vinto Non top. tutto in top, ma parebbe in meta, per il semplice fatto che non ha un meta dove giocare. Non ha un Meta. A livello di sondaggio aveva vinto Meta, poi Ha non vinto so. meta. Ah, non ha un Meta, ragazzi. Cioè, non esiste il Questo è meta di proprio il Goku mondo. Kaio, cioè va bene tutto quello che volete, cioè, davvero, ha È un vinto meta, potete. andrebbe in Non ha meta a livello meta, teorico, cioè, ma non ha meta, ragazzi, non esiste il meta di Goku Kaio blu. Cioè, io vi capisco bene, io vi voglio bene, ragazzi, ma che forte, quello che volete, non ha meta, non ha team. Cioè, avete visto il video, non ha. E non ha team. Però, d'altra questa è la parte, no, no, in perché. realtà posso capire il perché, perché ha partecipato of tournament. Vabbè, però devo giocare gli androidi, ragazzi, dai. Ma chi gioca? Devo giocare gli androidi se lo metto in meta, ragazzi. Che scatole. Virus fisico buono, in realtà è uno di quei PG che non uso. Non ho motivazione di usarlo, né avrò mai motivazione. Lenza è recente, molto recente Lenza, però boh. Buono, ci sta Ragazzi, vi buono. dico, Gotenks va in Radish per un solo motivo. Ve lo dico. Va in Perché lo usi in Radish road? per la Road e per il Battlefield. Là Sì, comunque per il. si usa ancora. Quant'è che aveva distanza? 70% se non erro. Arriva a spammare special. Ammazza quel Sì, quindi virus. Che è 70%. successo? Nel Ammazza senso quel di. virus. Perché lo vuole fare. Virus. A 70% di damage reduction virus, ragazzi. Cioè, Cos'è che aveva Virus? io capisco, quello avete scelto voi, buono, cioè. Non vi Io cazzate non ho scelto con me. niente. Ha un 40% damage reduction con 3 più orb. E il 70% se prende 7 più orb. Se tu c'è un manipulator, potenzialmente c'è un 70% di damage reduction. Il che non penso che faccia cagare. Sì, è randomico, però. Forse sarebbe da rifare il sondaggio, perché secondo me molti, dato che stavamo parlando ancora di Goku Blue Kaioken, manco l'hanno Li visto. facciamo. Secondo me sta buono. Non mi sento di metterlo in mid. Guarda, No, vabbè, mid non lo può essere veramente mai. ve lo riduco anche, il sondaggio ha solo 3. Per me è buono. Eh
mica ripeto. È un po' randomico, però. Randomico, ma si risolve. La damage reduction è veramente tanta. Ma si risolve facilmente la sua randomicità. Basta avere un orb manipulator. No, io lo metto in top. Per me, tra il buono e il top, non mi sento neanche di metterlo, forse. Perché bloccato. No, adesso vediamo. Avere. Tanto un minuto dura un sondaggio, ragazzi, quindi perdiamo un minuto nel peggiore dei casi. Sta rivincendo il buono, quindi mi sa che verrà confermata la sua posizione. Ah no, davvero, voglio vedere Sora, Gogeta quarto, dove lo mette. Sarei proprio curioso. A prescindere, scrivimi su... Ha vinto comunque il buono, ma di poco, eh. Sì, ma è perché... Ah, ragazzi, il problema così. Di Beerus è che non ha partner decenti oggi. A parte sì, non ho neanche partner. Allora, Gohan è difficile. Gohan per ah, me no, scusate, è vero. C'è Bardak. Bardak sì. Non serve un cazzo, serve unicamente a una cosa. No, 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 è Radish, ragazzi. Bardak serve unicamente nel Battlefield. È buona, cioè, perché giochi la Bardak Squad per risparmiarti un team, quindi... Penso che siamo abbastanza sicuri. Ma questa qua lei ce l'aveva avuto, manco no, ricordo. No, manco l'ha avuto l'ESA. Non l'ha ancora avuto. In Battlefield, se non hai il tech, lo usi. Io lo uso ancora. Mona lei. C'è un incubo. È stessa storia di Gotenks. No, no, il tech non è Radish. Il tech fa cagare, ma non a quel livello. Andiamo alle cose importanti. Gohan è difficile. Gohan ve lo metto perché Gohan ci vuole un sondaggio. Gohan è un PD vecchio, ma che è ancora. Però vi lascio solo tre possibilità, ragazzi. Perché non voglio gente che poi impazzisce se lo metto sopra o sotto. Queste sono le tre possibilità per Gohan. Per me è buono. Per me tra il buono e il top. Perché c'è la guardia fissa. Si aumenta la difesa di continuo. No, Titan Italy. Alcuni nemici sono stannabili in Battlefield. Ci sono, ci sono dei nemici stannabili. Sono pochi, ma ci sono. Il Gohan non vince dei valori di difesa molto alti. Secondo me è troppo severo per questo PG, perché comunque va bene che parte da una difesa del cavolo, perché parte con la difesa del cavolo e di solito anche sotto guardia si prende danno, almeno con gli ultimi eventi. Però di solito te ne freghi, perché comunque al 99% userai un oggetto, userai un whiz, quindi guarda più damage reduction da oggetto, di solito ti tanca lo stesso. Ma mica devi giocarlo per forza nell'ultimo stage, eh? E poi se ti capita quello non si quello stannabile, Gotenks lo mette. Cioè qua parlo per anche esperienza personale, io quando mi faccio il team hit Gotenks è sempre dentro. Poi dipenderà, ha vinto buono, ci sta. Sinceramente mid mi pare troppo cattivo per Gohan, era il miglior pick del gioco una volta, adesso deve mantenere il passo. Gusta quarto sinceramente lascio a voi la decisione. Pensateci voi, vi do le possibilità. Vegeta quarto per me serve Eza. Tape. Però già in tape puoi usare altri PG che sono leader comunque. Fatemi vedere. Sì, sì, non ha minimamente senso la categoria attualmente. No, perché tanto è un GT Heroes praticamente. Gohan ha una trasformazione. Quello, cioè, hai un sacco di leader GT Heroes che possono fare quello che sta cercando di fare lui, ma meglio. Boh, cioè. Io ho votato Eza. Gli serve Eza e basta. Sì, però non puoi neanche metterlo a Eza perché comunque. Ma Titan Italy, io non gioco mai Trugeta. Io. Salvo il nemico finale, gioco sempre team colore per divertirmi. Poi ok, non giochi per forza Trugeta nel Battlefield contro i tech. E quello è il fatto, devi pensare a chi gioca monocolore, quindi dei super int. No, vuol dire che a oggi Eza, cavolo, tra l'altro un botto di persone l'hanno messo su in Eza.
Però sinceramente se Gogeta quarto va in ESA, st'altro Gogeta Qua quarto c'è andrebbe lui. abbassato, ve lo dico, andrebbe in shit. Perché C'è ma a prescindere. oggettivamente Gogeta quarto Inte è più buono di Gogeta quarto Tech. Quindi Senza penso. dimenticare che abbiamo l'Eza, questo qua deve ancora ricevere l'Eza, quindi quando lo riceverà, quello tech farà ancora più cagare. Sì, ma è sempre stato così. Con gli IPG con lo stesso nome, sempre quelli che sono più scarsi vengono distrutti. Chi sta facendo un casino in sottofondo? Sì, La aspetta che chiudo il gente. canale. Sì, il tech ha 70% di counter, è vero, c'è una special a turno. Sì, È quella la infatti. fregatura. La parità d'ability, Ma a penso di me, sì. sinceramente, io reputo il tech ESA peggiore dell'Inter parità d'ability. Però posso capire che alcuni di voi vanno a pensare, c'è un nemico che magari in un evento particolare, in un turno specifico, lancia una special in un punto specifico, magari fa tre attacchi, oppure in Battlefield quei cavolo di nemici che fanno solo special come attacco, la Gogeta Tech è una sicurezza. Quindi là capisco perché mettete Radish e ci sta. Non vi arrabbiate se faccio così con Bojack, vero? No, perché sinceramente, Radish, no, neanche solo no, buff sono buffer addirittura. perché sinceramente io lo utilizzo per quello. Sarebbe Io non lo serve ESA. In utilizzo. realtà Io non lo utilizzo nemmeno. il solo buffer andrebbe qua come tier, perché vuol dire che li giochi almeno. Cioè, ve lo Sì. dico molto chiaramente, però ditemi anche voi se volete che faccio il sondaggio. Io Bojack. No, io per il Bojack momento. ha provato a essere quello che era cooler e non ci è No, riuscito. ragazzi, siamo Bojack, non siamo a Janemba. Aspettate un secondo. Janemba, prima decidiamo Bojack, perché secondo me Bojack a oggi solo buffer serve ESA. Se non l'ho visto, non lo vedo Sì, ma trasformare uno da di quei 52 vecchini. anni, non lo Quello molto gioco quasi rotto. mai. No, deve ricevere mezza. Sì, dovrà ricevere l'ESA, per questo ho spostato serve ESA sotto, perché almeno così si capisce un po' meglio. Passiamo a Però Janemba, qua possiamo sono andare a Janemba. curioso. Janemba, guardia fissa, partiamo dal presupposto, guardia fissa. Deve prendere un certo numero di orb, ma non è un orb manipulator, quindi ok. Perché altrimenti non ha il 30% di damage reduction e non buffa nemmeno. Sono curioso di vedere cosa dite. Questo PG ha ricevuto un buff, ma proprio minuscolo, piccolissimo, con un recente aggiornamento del Jap, che ora per un turno dopo la trasformazione fa guardia, a caso. Prima non lo faceva, non so perché gliel'hanno dato. Non è motivo di trasformarlo, non ci guadagna nulla dalla trasformazione. Fortunatamente è con Active, quindi non sei obbligato a farla. Appunto, Genembatek si trasforma, è bella domanda. Non lo trasformerei No, mai, mid sinceramente. no, mid non mi sento di metterlo, mid. Allora, io per Electro. utilità direi buono, per performance direi mid. Per utilità nel senso che comunque con lui ci fai alcune missioni category un po' Sì, rompicazzo. questo è vero, questo è vero. Lo giochi in alcune missioni in cui può risultare comodo. Sì, quindi quello era perso, però insomma, cioè, per me è buono, più di quello non merita, secondo me. Sì, dopo non ha senso. No, non ha motivo di Ma starci. sinceramente io vi dico, io sarei da mettere anche Piccone in buono. Non è top, non è meta, è un ghost rusher, però ditemi Bastascio, se sì. possiamo andare velocemente, perché Oddio, comunque. cioè, io ci ragionerei 2 secondi perché almeno esperienza mia, Piccon l'ho giocato un casino nelle missioni delle Red Zone. Quando ce lo potevo mettere o lui o gli androidi tech lo portavo. Sì, ma quelle Sì, per avere assolutamente un sicurezza, quelle bastascio. per sicurezza, tanto, cioè più di quello non è top. E se hai un team forte, te ne freghi della Red Zone, lo giochi per farti la perfect run, no item, perché un Ghost Usher ti salva il culo.
bisogna dire comunque il Piccolo è stato rivalutato, perché quando uscì tutti lo cagavamo, diciamo, fa cagare sto PG, per i corti, mentre adesso è stato rivalutato grazie anche alla, sì, agli androidi che avevano il Ghost Hunter. Ma grazie a Selmax è stato rivalutato. Ragazzi, sì. Brolint, non so neanche questo se farvelo mettere in A, perché Brolint a oggi, sinceramente, io lo metterei in Cerveza. Ci sono Gogeta Int in shit e non in 5 astri, lo so, però rimane là, purtroppo, lo so. Cioè, io lo gioco anche Brolint, per carità, l'avete visto anche di recente in uno showcase, però è lento, è tanto lento, sì, e deve lanciare tante special per far danni. Mid, ok. Però il punto è che sarebbe meglio con un Ezan. No, però... Sì, gli altri Broly. Vabbè, vi faccio il sondaggio tra i due, perché purtroppo questo qua voglio vedere un attimino come lo votate. Se non sbaglio, questo Broly ha un pochino di damage reduction che si somma a Whis se lo usi. Sì, però no. Anche se ne ha proprio poca, quanto era, tipo 20%? Lì forse. Andiamo, vi do 20, le tre possibilità. 10. Per me, infatti, ve l'ho messo, vi ho dato le possibilità. Sì, sì. Ma Broly è extreme, quindi lo giochi di più di Gogeta. Cioè, gli extreme sono penalizzati un botto, ma in alcune cose è più facile che siano in tier alti, perché essendo un po' che extreme decenti è facile che li giochi. L'active non me la ricordo neanche di Broly, penso di non averla praticamente mai usata in vita mia. Mi pare di sì. Aspetta che controllo, ma mi pare che non ce l'abbia l'active, o ce l'ha, non ricordo. Condizione aveva, se ce l'ha. Quando ha fatto 4 special. Sì, non è neanche difficile da attivare, semplicemente non la vedo. Infatti è strano, perché di base c'ha un 18% damage reduction comunque, ma di base c'ha media chance di addition di special mid, va bene. No, mid. Sì. Qua direi che siamo tutti d'accordo. No, scusate, siamo tutti d'accordo, penso che non ci sia da parlarne. Gogeta, Vegeta, carità divina, no, carità divina, cioè, poraccio lui. Mentre, aspettate, perché andiamo un attimo qua. Io Goku ve lo butto qua, a differenza di Vegeta, semplicemente perché i Goku sono meglio di Vegeta, e perché negli eventi della Machine, cioè io ci ho fatto la, ci faccio le varie Machine, ragazzi, con Goku. Se non avete alcune LR ability alte, avete Goku, ci sta Radish. Potrebbe stare anche il Radish, no, in realtà, però non posso metterlo in mid se lo usi solo per le punching machine. Io mi ricordo che c'era qualcuno che prendeva questo Goku GT senza leader skill da nuke, perché non lo bannate, e nukavano i boss, sì, tipo cos'era, dei God Event. Sì, ci puoi fare, cioè comunque come nuker è buono, cioè non fa così schifo, io lo metterei comunque in mid, ragazzi. Poi ditemi voi come lo pensate. E comunque la vostra tier, però per velocizzare, dato che siamo tipo a metà e non abbiamo praticamente toccato dei tier top e meta, il che è preoccupante. Però se ci pensate, ormai per essere top o meta devi essere uscito da poco, o aver culo negli ESA. Oh, questa qua invece, ragazzi, sono non curioso di più, perché è un PG che a me piace davvero, ma che la community ha detestato. Quindi voglio vedere un attimino dove me lo mettete. Gohan GL. Allora, il fatto è questo: l'uscita era anche buono, è stato un pochino power creepato perché era un PG difensivo. Io non credo che ormai tanchi le special nuove, cioè lo vedo un po' improbabile, perché lui era difensivo ma nel meta pre-red zone. Ma non si giocava nella red zone di Broly, tipo? No, quando è uscito. Ma guarda chi c'è. Qualcuno senza nome si è iscritto al canale.
Non riesco a leggere qual è il nome, però benvenuto chiunque tu sia. Sembra di sentire Ulisse. Ciao Matteo, che venga inviato a questa persona senza nomi il link di Discord, per cortesia. 2 secondi. Ogni tanto penso sia Ma qualsiasi PG sotto me, anche i PG meta non tankano le special nuove. Cioè, temo che solo i 5 astri, che neanche tutti i 5 astri di Priscilla mid. Sì, ci sta. Qua andiamo direttamente così, ragazzi, perché non cioè, c'è la penso che cura non può siamo fare tutti tutto. d'accordo che Vegeta ha Sì, per bisogno quanto di mi Esa. riguarda ci sta. Siamo abbastanza d'accordo tutti quanti, vero? Penso di sì. Sì, se Super Vegeta ha bisogno di CK Esa, CK ha bisogno di Esa, tranquillamente. sì, CK bisogna di ESA. No, ma anche Super Vegeta, cioè entrambi hanno bisogno seriamente di un Esa. Ah, Sagiel Ciao Matteo. e ESA, per me ESA. In realtà Twitch ce l'ho da Perché? anni. Ce l'ho da anni Twitch. Trunks, io lo metterei serve Esa, sinceramente. Mi fa cagare come PG non serve a nulla. Androidi vi faccio fare. Non è vero che li gioco solo io, Androidi Tech. Io adoro gli Androidi Tech. Io li gioco ancora ogni volta che posso. Anche loro sono un Asher, ma subito appena entrati, immediatamente. Queste Gli sono le Android tre Tech ancora possibilità. più. Non vi lascio andare sotto il buono, ragazzi, per gli Androidi. Ma gli Android Tech ancora si usano. Però il punto è che, a parte il Ghost Barry, ti ho Asher, non si detto, fanno. Barry, controlla la chat perché ti faccio inviare il link se vuoi entrare su questa chiamata Discord. E in realtà Twitch ce l'ho da anni, ma ho ricominciato stabilmente da poco. Secondo me Buoni, forse sì, Buoni top, uno dei due. Io non lo metterei mai in buono, per me sarebbe minimo top, però vabbè. Buoni top, non so se metterli in Ti capisco, top, Alan, però ti capisco. Però no, non sono meta. Io li vorrei mettere in meta, ma non no, sono meta. in realtà non lo sono purtroppo, Allora, anche loro se muoiono contro qualsiasi cosa, però quell'Asher subito garantito, immediatamente, è veramente tantissima roba. cosa? Il motivo per cui starebbero in meta è uno solo, Geoff là ha giocano in World esagerato a White livelli imbarazzanti, mettere i sesti. Chaos, il team di Merge Zamasu che è in No, meta, quindi ragazzi, teoricamente buono no, mi va bene tutto, però certe cose sono esagerate, cioè non potete, cioè, voi mi paragonate questi a Beerus, a Trunks, ci paragonate, mi mettete questi due vicino, a No, ma il Piccone, paragone secondo me non ha senso intanto metterlo in questo buono, crolla, però intanto a Radish, con la mid perché abbiamo messo un po' troppa roba qua, buono per lasciare Vegeta terzo in buono. Anzi, guardate le quel. cambiando le posizioni senza il nostro consenso, Gigi, non va bene. Questo non è il popolo che decide, sei tu che decide. Ma veramente stiamo. Io non avrei calato Vegeta Super Saiyan 3, avrei calato altra roba, sinceramente. Non è calato, ha una tier tutta sua, se ne sta per i fatti suoi, nessuno lo rompe. No, ma Ciao Barry, è la terza volta che ti cambiamento. rispondo. Ti ho detto che sto bene, qui ce l'ho da anni, però di recente sono tornato, se vuoi ti mandano il link per entrare in chiamata. Allora, vi dirò perché per me gli androidi sarebbero in top. Cioè, ragazzi, Perché ma sono siamo PGX e sinceri, ne dai. abbiamo Dai, pochi. va bene tutto, ma non potete metterli paragonati a sti qua gli androidi. Su via. No, ma gli androidi. Allora, io Gigi sono d'accordo con te, però così rischiamo di fare crollare questa perfetta democrazia che abbiamo instaurato. Ma Perché questa il non è, popolo questa aveva qua è una, deciso, ma non. questa è una finta democrazia, in realtà è una dittatura. E che il dittatore intanto lascia mettere la Mi roba. Però, no, stai prendendo no, tutto calcolate politici. che non sono in ordine i PG, eh. Però alcune volte bisogna mettere un attimino mano dove, perché va bene tutto quanto, alcune posizioni mi vanno bene anche, loro qua insieme a sti qui no,
Dai, poracci, cioè, non li metto qua dato che non è la mia tier. Però qua ci stanno. Domanda. Hai spostato Goku Special Blue Kaio? No. Sì, perché lui nel suo sondaggio aveva vinto Metano, aveva vinto top. No, Super Buu posso capire che lo mettono qua, perché se non ti controlli gli HP e diventa Butex, sei perso. Sì. E purtroppo non è che dici di avere il 70% di HP e di Puan garantito, hai un 80% e negli eventi nuovi non è che ci arrivi sempre 80%. Chi è il No, non ce l'hai quasi prossimo? mai, in realtà. Un sondaggio, direi. Ma infatti Ma gli i androidi prossimi attaccano due. ancora sono buoni, ancora li usi. Goku terzo? Io sto PG non l'ho mai inquadrato. Qualche volta lo gioco. Allora, i suoi danni sono ancora oggi tanto belli. Ancora oggi fa dei bei danni. Che come tantissimi altri PG, Ciao, pre-Meta Sharita. Renzo, ha problemi difensivi. Hai dimenticato di mettere il tier buono perché ne hai messo top mid Radish. Ah, vabbè, c'è anche buono. Nel caso, facciamo così: chi vuole che vada in buono, voti Radish. Tanto non è da Radish. Ma allora. Per me è buono. Non so se meriterebbe il top perché Aspettate, io aspettate, lo voto Kumo faccio. perché No, no, lo rifaccio. Rifaccio andare. No, no, segnala io voto Kumo sondaggio. perché No, però ci sta buono, secondo me. La gente Fatemi. dice minimo. No, è perché non ho messo buono comunque. Vabbè, puoi fare il sondaggio se Lo sto rifacendo, infatti. vuoi. Sì, per me è buono. Lo so, io voterei lo stesso Mido perché allora io l'unica cosa che mi piace di questo PG, che mi piace ancora oggi, nonostante il tempo passato, sono i danni. Però è l'unica cosa che ha, credo. Per me le animazioni. Ve l'ho fatto ripartire, Vabbè, qua ragazzi. è ottimo. No, per me è buono. Ciao, sto Oh, con Andrea. parere sincero, per me buono è troppo alto, cioè non penso che sia, cioè penso che sia sulla stessa linea di Goku Full Power, praticamente, giù di lì. Puoi argomentare il perché, secondo me? Cioè, puoi dire perché secondo te dovrebbe stare in mid? No, te l'ho detto, è che è un PG con bellissimi danni, nonostante sia passato già, quanto tempo è passato? Un anno e mezzo, 2 anni. Però non ha la difesa adatta al meta, tra virgolette, Rezzon, infatti lui è uscito prima della primissima Rezzon. Oh, effettivamente. Fammi pensare. Buono. Per me è buono. Per me sembra buono ancora. Cioè, ho guardato un po' la carta del PG, mi sembra buono. Ginyu, visto, lo si mette diretti. Anzi, no, Ginyu. No, Ginyu è un po' di no, no, buono. no, aspettate, 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 perché Ginyu. Lasciamo lì poi dopo che abbiamo la posizione. Wow, scusate. Penso ci sia solo questa possibilità per Ginyu. Io, Che si è abbonato da un Sentai, mese, Alan. secondo me non è niente. Allora, domanda molto banale. Un team Ginyu può finire Zamasu Rezzon? Ma no, Non è non stato. Allora, penso. Ginyu Force no, con dentro Ginyu potrebbe. Calcolate che abbiamo finito Zamasu Rezzon con Usei, quindi con oggetto. Con gli oggetti non è detto, non si possa fare. Ginyu però ha bisogno dei Rare Summon, però se no non ce la fa. Calcolate che Zamasu non toglie l'evasione. No, porta lo showcase, porta un video showcase del squadra Gino Ricordatemelo, contro. ricordatemelo in live che lo facciamo in live. Sì, possiamo fare in live, non so, per vedere se effettivamente può farlo. Per me Ce è la fa, raga, ce la troppo. fa. Ce la fa, secondo Top, ci Top sta. militare. Sì, ci sta, cioè. Per me non è meta perché
non gioca nel team meta. Boh, secondo me ci sta questa posizione. È giusto. Bellissimo sì. PG. Bellissimo il Buki. Ok, Io avevo la cosa del quasi preferisco questo al Goku Super Saiyan 2 slash 3 di prima, perché almeno questo è extreme. Cioè, molto banalmente ti curo un po' quando lanci le special, però se sfighi con le special muore di solito. Mi sa che ho più difesa di Goku, non mi ricordo. Post active sì, ragazzi, post active ha un botto di difesa. Deve attivarla, però sì, non è scontato che la attivi. Senza dimenticare che ha una great chance, quindi 70% di annullare le special fisiche. Erano fisiche, mi pare, o special fisiche. La cosa di annullare le special fisiche qualche volta mi è tornata utile. Mi pare che molto banalmente l'ultima fase di Zamasu mi pare sia fisico, non mi ricordo. Sì, dovrebbe essere fisico. Erano le fisiche. E annulla le fisiche, sì, con tipo 70% chance, giù di lì. Qui dice unarmed, quindi non mi ricordo. Ma boh, comunque non ho bisogno di molti special, questa è l'idea. Poi okay. C'è un 20% di cura a fine turno, quando riceve un attacco. Per me è top. Ma Jim Vegeta è ancora tanto buono questo. Tanto. La gente dice che è buono, per me è top, però ci sta. Cioè... Mageta. Allora, praticamente sei costretto. Il suo problema più grande è che se non hai la LR Vegeta e Trunks non lo giochi. Se ce l'hai è veramente, veramente forte. Cioè... Io non mi ci sono mai trovato bene con Vegeta, anche con la LR, però io non mi ci sono trovato. So che la gente dice che è buono, ma io non mi ci trovo mai con sto PC per no, qualche Robo, motivo. Meta non è meta. Anche io non mi trovo bene con lui. Trugeta non è più meta, quindi non è meta neanche Mageta, purtroppo. Trugeta è in un team meta in teoria, visto che ci stanno gli Blue Boys nuovi. Beh, oddio, Trugeta ti serve per quella missione del cavolo dei Time Traveler. Cioè, senza Trugeta non la fai, ma perché veramente 3 PG in croce. No, Arma, Zamasu... Ah, no, per il nome, sì. Per il nome ci sta, che sia tra i migliori tour del gioco. Top, ci sta. Mageta top... Ha senso. Radish, io per Mageta, perché per me è un punto di domanda. Radish, vai in Radish. Vabbè, Radish è davanti al tier Radish, perché lui è il padrone del tier. Sì, non è in Cerveza, perché esistono rarissimi casi raccontati nella storia e provati anche da sottoscritto in cui esistono momenti in cui Radish non fa schifo. No, meta non ci sta in meta, cioè meta ci sta davvero la roba che è davvero unica, Mageta... Cioè... No, ma Radish starebbe in meta perché c'ha il meta Radish. Radish ha la sua legacy. Allora... Oddio, questi due. A me fanno cagare. Io ancora non vedo Radish ancora nella top davanti al tier Radish, davanti a tutti gli altri. Ancora non lo vedo perché non l'hai spostato, vergognati. Oddio, allora questi che ci sono ora, che sono Goku, Super Saiyan e Gohan The Cell Game, per me è molto difficile valutarli, sinceramente, perché... Gohan non è male, il punto che c'è... Gohan non è male, quante volte l'hai visto? Cioè, almeno io non l'ho visto mai. Oh. Cioè, Gohan non è male, ma il punto è che sei Goku che ha una possibilità di evadere, che a me non so quale sia, ma sembra quasi inesistente. Post special, special post attacco. Ma anche post special non mi evade mai, sto coso, non so perché. E niente.
Cioè, non lo metto in mid solo perché mi fa strano mettere un mid 200%, però. Cioè. Senza dimenticare che buono, comunque buono quando lo diventa, perché c'è guardia, c'ha valori di difesa accettabili, c'è tutto quello che vuole, però. Un Goku fa cagare. Sì, abbastanza. Sì. Vabbè, Non fa entusiasmare neanche me. ragazzi, è Quindi. buono come tutti gli altri che hanno un Evo o una seconda forma là. Sì, ci sta Cell un. è in E se mid. fosse solo. Non lo so, sarebbe meta Gohan. Se fosse solo da solo. Però di Probabile. certo sarebbe su. Cell io lo metterei in mid perché comunque non fa. No, è meglio Goku Gohan di Goku Super Saiyan 2 fisico. Perché comunque non fa così cagare. Penso che siamo tutti d'accordo Cell in mid. Cioè, l'esa Non so, allora, dell'I. ma in standard di un 200% fa cagare. Cosa? Per gli standard di un 200% fa abbastanza cagare. Però funziona in quello che Vabbè, devi fare. guarda Radis. Cioè, scusa. Vabbè, quello è proprio un caso totalmente anomalo. Ah no, Cioè, ok, quello ti. allora, dato che vedo diverse persone che non sono totalmente d'accordo, facciamo il sondaggio. Cell, il punto è che Cell in ultima fase, quindi ha avuto l'ultima fase, nell'ultima trasformazione, non fa cagare. C'ha possibilità di evadere, se non erro. Allora, io mi ricordo che nella forma perfetta questo è abbastanza decente. Il problema è che la forma Ma perfetta lo vedi possente dal comodino, turno poi 50. finita la tira, andiamo a muovere i PG che ci risultano non essere nel tier giusto. Quindi adesso questa è Sì, una ma infatti. base. Ciao distruggente, poi lo andiamo a spostare eventualmente Goku. Anzi, in realtà dopo li rivediamo uno a uno i tier e cerchiamo di muoverli in modo che funzioni tutto. Sì, questa vedetela più come un, come dire, prime impressioni, diciamo, no? Sì. Poi dopo quando rivediamo diciamo che questo va messo sopra, questo va messo sotto e così via. Comunque, Cell, da quello che mi ricordo, quelle poche volte che è capitato, da perfetto è anche buono. È solo che appunto al perfetto ci devi arrivare. Ma è lo stesso problema che ha anche Gokan a sto punto, no? Sì, è identico. Goku fa cagare, ma quando diventa Gohan è molto buono. Molto buono, buono insomma. Sì, non è un A padre sto da slot punto 1-0, però perché. Goku Super Saiyan 2 deve andare sotto, perché Sì, Cell. decisamente, ma secondo me già da prima non doveva arrivare sto tier. Quindi purtroppo ragazzi è Non sceso so perché Goku, perché è mi oggettivo, tanto lo avremmo fatto scendere, si sta riempiendo troppo di roba buona per tenere qua. Goku alla fin fine è un vegetevo sì. che ci ha creduto abbastanza, quindi Goku, ciao. Per me Ci ci sta. sta. Allora il pro ragazzi, i PG più inutili mai creati, una roba che io non ho mai capito perché. Ma Qua infatti lascio sono talmente parlare perché volevo. voi. Dicevi Gigi. Qua lascio parlare voi perché io sinceramente non so che dirvi. Ma quando sono usciti nel 2022 erano tipo la peggior release del 2022 subito dopo Radish. Esatto, Posso quindi. dire una sola cosa? Posso dire una sola cosa? A me fa ridere che sto PG abbia il link Resurrection of F della serie Arti, perché esiste il team della resurrezione di Freeza. Sarebbero belli se fossero fanmade. Non hanno utilità, ragazzi. Cioè, tecnicamente Radish oggi è meglio di loro. Almeno Radish ha una minima utilità. Il problema è che anche Bardock e Gotenks sono meglio di loro. Il problema è che anche Rose AGL probabilmente lo giocherete più di loro. Capite? Anche Kid Buu fisico, probabilmente alcuni lo giocheranno più di loro. Quindi, boh. Direi un punto qua da Radish forse. Allora, io per performance direi che i due Blue Boys, per performance non sono da Radish, ma la carta è stata fatta veramente così tanto a cazzo, perché tipo appena puoi trasformarti in Vegeta lo devi fare immediatamente perché non c'è alcuna ragione di rimanere nella forma di Goku, poi Vegeta piano piano perde l'Orb Changing, è fatto molto a cazzo il PG. No, ma è.
radici, infatti, sono curioso di vedere le valutazioni. Minchia, La gente c'è dice uno che ha votato top. è uno che è votato buono. Oh, stiamo per arrivare alla ciccia, ragazzi. Se vedete, stiamo per arrivare un po' alla ciccia, anche alla merda assoluta qua noto. Però poi alla merda assoluta. Vabbè, in realtà. Perché si può giocare in Battlefield? Perché si può giocare in Battlefield? Qua. Perché si può giocare in Battlefield? Qua. Fatemi un attimo mettere la roba proprio da levarci dalle scatole. Non serve a cazzo. Perché in Commenti anche Battlefield. Major P quindi no. Non serve al cavolo. Ma no, vabbè, questo lo facciamo. Non è mai servito a Allora, nulla. puoi mettere Freezer Evo vicino a Goku AGN. Goku Evo AGN, visto che anche lui. Penso che li abbia messi diversi perché Goku AGL c'ha damage reduction di base e se gli dai Sì. Whis fa stack di damage reduction. Battlefield comunque perché dà un 130% agli extreme. Tanto sta spostando. Intanto parliamo di Pan, Sì, visto che già ci siamo. aspettate che faccio partire il sondaggio di Pan mentre metto. No, vabbè, in quale Non è mai nato il suo quale. team. Sì, no, per piacere. Janemba lo mettiamo. Il tier Vegeta Super Saiyan 3 sono quei PG che giocate soltanto perché possono tankare i pugni ogni tanto. Non servono a nulla, non fanno danno, non hanno utility, non servono davvero a nulla. In realtà probabilmente ci metterei anche Golden Tech. No, ci metto anche Golden Tech. Serve solo a quello, servono come tanking quando non avete un cavolo da fare. Praticamente. No, per Pan, cioè, praticamente lei è uscita, il suo team non è mai nato, la sua passiva un po'. La sua passiva è sulla carta buona, ma è un po' una rottura di palle, perché praticamente ha la Beh, damage hai reduction, ragione. ma solo prima che attacca. Quindi se lancia la special dopo che l'hai attaccato, perde tutta la damage reduction, che è un po' una cavolata. Hai dimenticato il tier Ciao Radish. Gabiboita. No, perché vabbè, Pan non va da Radish. O Allora, Esa. perché hai messo shit? Ah, ho messo shit. Perché sto mettendo a posto il resto, vabbè. Intanto non nessuno la metterà così bassa, Pan. No, per me mid. Se posso permettermi, Pan, Vai. carta da montage. Cosa? Carta da montage. Epic one shots in one turn. Sì. Proprio carta da montage. Non c'è altro tiro che si meriterebbe. Praticamente la nuker che ci ha creduto un po' meno. Perché Radish è il padrone del team Radish. Mid. Sì, turno 8, ragazzi, turno 8. Sì, Turno 8, vabbè. ragazzi, turno. No, ma Alan non è questa la tier list con cui sputtianiamo piccione, cioè questa tier list fatta comunque da 60 persone che cercano di mettersi d'accordo. Mid, ci può stare, forse io sarei stato più a buono, ragazzi, sinceramente. Poi vediamo. Oh, e adesso iniziamo un pochino con. Allora, fammi leggere un attimo. Perché ci sono rari casi Tanitari in cui magari se non hai determinati PG, tipo Goku Piccolo non è detto che tu ce l'abbiano perché è un LR della coppola della minchia, può servire. Può Posso servire. dire una cosa? Secondo me Pan potrebbe stare in buono anche Minchia, perché c'è siamo in un 90. 50%. E cavolo, amore. Sì, in realtà probabilmente ragazzi Pan salirà. Tanto finita la tier e mettiamo a posto. Pan andrà in buono, ve lo dico perché. Anzi, possiamo già metterla, ragazzi, va bene tutto, ma. Cioè, vedete con chi è vicino. Cioè, Non Pan aveva buoni valori Pan, cioè. alla fin fine Pan è paragonabile a un Cell, a un Gokan ora come ora. Non la si gioca, ok? Sì. Però fino a un certo Ma punto. sta anche in prima posizione perché c'è un 50% di damage reduction prima di fare special.
Sì. Il suo problema è che appunto perde quella damage reduction dopo che ha attaccato. Quindi anche se in prima posizione, se gli Sì, ma lancio arriva. una special dopo, le prende. Ragazzi, Sì, ma arriva comunque a buoni punti. qua lascio 2 minuti per la votazione, non uno. Kid E Goku chi è fisico. Goku fisico? Goku fisico? Oddio, in diversi team si gioca. Per Andate. me, Vi lascio 2 minuti per qua. cinque Ma assist, non è 5 Black assist, oh. Lotus, non è una questione di la metto dove mi pare. Cioè, tanto dopo andiamo a spostarla. Tutti quanti già stanno scrivendo che la vogliono spostare su. Cioè, è oggettivo che Pan non è a livello di questi qui. Cioè, se te mi metti uno di questi in questa tier, ci sta. Se mi metti Gokan qua, ci sta. Se mi metti Pan così, è come se io prendo Cooler e ti dico è mid Cooler, perché in Battlefield c'è il team tutto range of evil fisico e mi fa tutto quanto. A me mid fa cagare Cooler, lo giochi solo in Battlefield contro i fisici. Come se mi metti lui e dici ah, turno 8 è buono, te lo metto in buono. No, fa cagare il cavolo, serve a nulla. Che in realtà lui, volendo, si potrebbe mettere anche in Vegeta terzo, in Vegeta Super Saiyan 3, però particolare, cioè. Ci sono alcune cose che sono un po' oggettive. E la votazione è soggettiva in questo caso, ragazzi, non è oggettiva, eh. Anche perché 5 assi pensiamo ai 5 PG migliori del gioco e bisogna vedere anche più avanti se c'è qualcos'altro che andrebbe messo. Sì, ci Perché al vuole anche momento, onestà intellettuale. Oggettivamente ci vuole secondo anche onestà intellettuale sui PG. È come se mi votassero in 20 me. perché si divertono che il 5 astro di Priscilla, è normale che l'hanno ascolto la chat. Ci sono alcune cose che bisogna dire che di 90 votano in 30, quindi magari alcuni non votano neanche. Bisogna un attimino dare voce a chi non vota. Sono poche le Ma poi posizioni. abbiamo già stabilito che questa democrazia non è una democrazia, quindi Esatto, quindi Giugetto che è una. meta ci sta, sinceramente Kid Q meta ci sta, non è tra le 5 migliori tour del gioco, meta però sì perché ci fai tanta bella roba, ha ricevuto degli ottimi supporti, in futuro si spera riceverà almeno un'LR nuova pullabile, oltre a Bulma perché Bulma è buonissima ma gli ci vuole un bel bittone di quelli che picchiano tanto forte, comunque tutto Sì, quanto. se non troviamo altro in top 5, se non troviamo di default. Allora, qua sono curioso. Qua vi do carta bianca, Guarda. ragazzi. Vi do carta bianca. No, l'unica cosa che non vi faccio mettere, ragazzi, è shit, perché a prescindere il minimo che lui può avere è Radish, avendo Bardak AGL in Radish. No, ma Bardak Tech per me è astro, perché è un PG talmente. Allora, non ha dei valori di difesa brutti, è che è un po' ristretto. Non ha valori di attacco. È un po' ristretto nel team, da quello che mi ricordo. È un PG che io non capisco, perché quando io lo metto con le condizioni che dice di avere tipo Goku, ad esempio, a me non fa un cazzo di danno, mi fa tipo 2 milioni. Cioè, Veramente. io non lo capisco, mi confonde. Difesa non l'ho mai guardato, non so neanche quanto arrivi, però attacco non capisco come funzioni sto PG. Non mi ricordo che faceva tante additional, se non sbaglio. Non lo capisco. Andiamo un pochino qua adesso, sono curioso, perché alcuni addirittura me lo metterebbero in buono. In realtà, Per me sono sto sincero, io radish sono perché tra buone mid. Non sono in Radish perché comunque è più utile della GL. Sono di tra quello buone. sì Io personalmente sono tra buone mid. Non fa per schifo me come è un molti lo punto dipingono. è un po' anonimo. Mid. Lui ci sta mid perché non ha davvero chissà. È il primo del mid, ecco, lui ci sta a metterlo primo del mid. Ci sta perché è davvero al limite. È davvero al limite.
Ma a me è un PG che non ho capito, guarda, che ho provato a giocarlo, ma a me parte 2 milioni di specie, dico, ma come cazzo funziona? Con Goku in team, con milioni di gemme, non hai messo Goku, allora, cioè, mica serve in Goku. Yamcha penso che abbia solo queste tre, perché non è meta in nessuna parte del mondo, quindi no, top. Ti lascio qua. Come top, verissimo, Putario. Max. Verissimo. Rabone top? Per me è top. Schiva veramente tanto. Aveva tipo la versione di Goku, questo qua. Iva c'è anche a disco. Ed se è pure int, quindi. Sì, ma per me è buono. Per me è top. Sì, pure secondo me ha troppa qua penso che emozione. Saremo qua penso che saremo abbastanza tutti d'accordo a metterlo in top. Non è meta, perché purtroppo Yamcha no, cioè lo giochi il giusto, ma quando lo giochi perché sai che quell'evento puoi evadere, puoi farci le cose, deve essere ad ability, perché ad ability 3 perde un po', però non dispiace. Ah, pareggio tra top e buono. Metto il mio punto, va in top. Okay. Molto semplicemente voto io. Sì, in allora, i prossimi, perché comunque come si sta? I prossimi li mettiamo assieme, perché devono giocare assieme. Gamma 1 è molto meglio di gamma 2, però. Però giocano assieme oggettivamente. Sono gli unici PG che li incontro di loro. Il punto è che se dobbiamo considerarli insieme, gamma 1 scende leggermente, perché appunto che quando è che giochi gamma 2, quando quindi. È che giochi gamma 1 da solo, cioè sinceramente infatti, oggi a me non è mai oddio, no, è vero, gamma 1 lo giochi anche nel team di piccolo volendo, sì, però tipo io personalmente non li gioco mai separati, perdono un botto di link tutto. Non so dove metterli sinceramente, perché allora possono ancora finire un sacco di eventi, perché non so l'ultima red zone, però tipo l'ultima red zone te la fanno l'ultima red zone. Sì, allora tipo quella di Black sono sicuro, perché l'ho finita in quel modo. Quella di Black Rosé la vincono, perché l'avevo vinta in quel modo. Vediamo un attimino cos'è. Ci può stare mettere gamma 2, però vi ricordo che gamma 2 è l'unico modo che avete di fare la missione dello special pose, l'unica. Ma io la special pose è l'incubo infernale, addirittura meta con un 74%. Allora, mette addirittura più alto, ci può stare per gamma 1, meta per gamma 2 è leggermente alto, quindi magari sì, magari infatti andavano così. Fatti separati. Io farei meta gamma 1, top gamma 2. Sì. Ditemi se vi va bene. Sì, team e turnazione la fanno. Sono però un pochino, cioè, se li mettevamo entrambi in top ci stava. Entrambi in meta, gamma 2 lo giochi per quella missione. Sinceramente lo giochi per la missione special pose, che è l'unico PG che te la fa fare. Oddio, è vero, no, Titan Italy ha ragione, perché bene o male, sì, è perché Titan Italy io reputo comunque le missioni davvero fatte quando hai full team special pose, te l'hai ibridato con l'amico piccolo perché non riuscivi a farlo. Se però fai il team full special pose, che non cambia nulla alla fine per come è fatto Dokkan, sei obbligato a avere doppio gamma 2, non puoi fare la special pose senza doppio gamma 2. Se metti piccolo amico, puoi fare qualsiasi missione contro Selmax con piccolo amico, anche se prende la mezza leader l'EPG. Cioè piccolo lo shotta Selmax, non ha senso. Abbiamo finito un po' i tour. Allora, qua adesso abbiamo un pochino di Eza. Sono curioso di sapere da voi, Bardock terzo, dove lo mettiamo. Forse mid, forse ho avuto un rezzo un po' inutile. Ah, boh.
Ma aspetta, fammi cercare per ricordarmi che cosa fa sto tizio. Allora, Bardak. Ciao Plutavio. Allora, cosa facevi? Sì, abbiamo qua il Cuniesa, poi sotto abbiamo le nuove uscite, ragazzi. Però tipo un buffer, se vedete abbiamo un qua super... questo. È un buffer solo quando scendi di HP. No, è un buffer super sempre, ma solo di attacco. Sì, l'ho visto, ho dimenticato che era prima con la... ma quel buff è grosso. Ma a me non pare così tanto buono, cioè, perché chi più 3, attacco e difesa 100%, attacco e difesa 100% al lancio della special. Super class allies, cioè alleati super 50% attacco e lancia un additional quando c'è un power beyond Super Saiyan. Ovvero dove lo giocherai, quindi sempre. E la special aumenta, è un aumento del 30% alla difesa, cioè non mi pare nulla di che. Qua sono stati un pochino altini, però li ascolto. Io l'avrei messo più sotto, sono sincero. Però ci può stare in mid. Se torna Super Saiyan 3 come team, è un buffer 50% che sta a girare Sila. Sì, sì. Ci può stare. Qua, ragazzi, cioè, penso che siamo tutti d'accordo con cui il Radish, in quanto lo giochi unicamente per cercare di andare in fase Mui e evitare per un turno tutto quanto, se non addirittura shit, ragazzi. Qua ve lo faccio come sondaggio, perché qua voglio dare a voi il modo. Gokui shit non credo, però è un Ezza che è uscito tanto presto, cioè hanno fatto uscire super presto sto Ezza come tamarrato del sesto anniversario, se non sbaglio. Sì, posso essere sincero, Gokui è stata la delusione quando è diventato Tour. Sì, è stata la più grande delusione per me, perché a forma SSR aveva una passiva molto interessante, poi l'hanno tolta tutta praticamente, cioè hanno tolto tutta la trasformazione, è diventato un PG che sì, il problema è che deve trasformarsi, cioè... ciao Alone Chimera, il problema è che deve solo trasformarsi, quella è la fregatura. Quella fregatura io lo metterei Radish, sinceramente. Comunque puoi giocarci indietro. Puoi rimettere? Si può mettere in tier cash grab, come grande cash grab ha mai fatto. Anche? No mid, ragazzi. Mid sto robo non ha senso di esistere oggi. Mid no. Assolutamente no. Meravigli. Se no anche Vegetech, anche Itku dovrebbero essere in mid. No, ma per obbligo di cosa? Ok. Allora Gohan sono abbastanza oddio, no, in realtà mettiamo il sondaggio anche per Gohan, in realtà, perché qualcuno potrebbe volerlo più alto, ci starebbe anche. Vegeta blu. Vegevo, boh, ragazzi. Più di buon. Metto top, ma più di buono non andrà mai. È eccessivo anche buono. Secondo me sarà proprio mid questo. Proprio la definizione di mid. Andiamo a farmi leggere un secondo per ricordarmi. Comunque, per chi magari si è appena unito, questa è una tier che stiamo facendo al momento. Riposizioneremo i personaggi piano piano, ci mettiamo un attimo a rivederli. Secondo me è proprio mid e basta. Cioè, anche a rileggere la passiva, cioè anche da Blue Evolution si build, fa build up di critico, chi se ne frega, cioè sinceramente. Il tempo fisico deve stare sopra la GL. Non mi ricordo neanche dove ci potrebbe fisico. Stare come cosa tutta lì, non è sbagliata come cosa. Ma per cui, ragazzi,
Cioè Goku serve per un turno se si trasforma, altrimenti è totalmente inutile, ricordiamoci questo. Ha vinto Mid a stragrande maggioranza, quindi sì, vuol dire di Vegevo che è l'unico che diventa Super Saiyan blu giocabile nel gioco. Ah, c'è il blu Kaioken anche. No, non esiste il blu Kaioken. È l'unico Vegeta blu che esiste. Ah, Vegeta, avevo capito, l'unico Super Saiyan blu. Sì, sì, praticamente è l'unico. Perché gli altri. Dove li abbiamo messi? Dove sono i Mid Boys? Ah, sono i Radish. Ok. Sono i Radish. Io posso alzare forse i Mid Boys. Vabbè, Robbo in realtà. Cioè. Io sono abbastanza d'accordo che Vegeta abbia un minimo più di utilità. Vegeta abbia un po' più di utilità di Goku, eh. Poi per carità. Ah, perché è l'unico gioco. Che sia giocabile. Allora, qua mi dicono così che ci può stare, lui ormai lo si gioca solo per il tanking. Questo è un 58% di damage reduction. Ciao Mess, quindi va bene là. Oh ragazzi! Ragazzi! Dear God. Siamo tutti d'accordo proprio, dubito che ci sia anche solo da parlare. Il ROAD pure lo puoi usare da qualsiasi altra parte, la merda. Ringraziate che non lo metto in cheat, perché è probabile che nella mia potrei metterlo addirittura in cheat. Siamo generalizzati. No, cheat è esagerato, il ROAD comunque ha la sua utilità. Ciao scioperante. Se puoi doggiare avrai sempre più value. Il fatto è che per doggiare devi trasformarti. Come danno Vegevo, salvo che non mi ricordo davvero male, sta più alto. Se chiudi e non ricevi danno, hai vinto prima di doggiare. Meglio uccidere il nemico. E direi che siamo anche abbastanza sicuri di R17 in top. Sì, in top. Non meta. Non in meta solo perché non ha team. Cioè, oggettivamente non esiste il suo team. Però in top. Volendo è un super heroes, volendo. Ah, cavolo, è vero, è in super heroes. Allora no, allora dobbiamo fare super il sondaggio. Perché è in super heroes R17. Allora va in sondaggio, sì. Hero? Super heroes e poi l'altro team, quello. Non mi ricordo se è nel team dei Blue Boys nuovi, cose che avevano loro come leader. Saga Battle of Fate, anche in Battle of Fate, cioè i team ce li ha per gioco. Non ve lo faccio andare sotto il buono, perché oggettivamente è buonissima come unit. O top o meta, cioè ognuna delle due va bene secondo me, perché è comunque un buon PG. Però tecnicamente sarebbe in meta, perché lo giochi nel suo meta. L'unica cosa che mi fa un po' girare le palle di questo PG, ma è l'unica cosa di cui mi lamento, se ti esce al turno 1, non ha damage reduction, se hai sfiga, muore. Subito. Immediatamente. Sì, per carità, ma non è che ti morirà sempre, questa è l'idea. E anche a dire che è l'unico modo di non far morire gli androidi in te. Sì, vabbè. Effettivamente dove sono gli androidi int? Non li vedo. Sono l'ultimo PG della tier. Mancano ancora tantissimi PG, per esempio ancora non ho visto piccolo int. Non si è visto completamente. È tipo il prossimo. Manco Goku. Manco Goku, se per quello. Goku torneo. Meta, Goku con God. Un buon 56%. Goku. Ma ci sta secondo me, perché... Oh ragazzi, abbiamo finito le unit vecchie, mo si va incazzati, oddio manca l'ultima schifezza, poi si va incazzati con le unit un pochino più succulente. Ok, Android 17, Hellfighters. Mamma mia, GD Rose si può mettere? No, GD Villain, non c'è un tier a parte. No.
problema. Cioè, cioè, tira categoria del signore. Allora, a loro discolpa posso dire che il loro dodge non è pessimo. Il dodge è, diciamo, semidecente, però hanno solo quello. Anzi, posso dire una cosa? Quando uscirà Naturon, Sharon, Broken Fest, allora lo valutare. C'è un argomento che voglio fare, ovvero, ad esempio, abbiamo messo Gokan in buono, contando che Goku faccia cagare. Sì, ma secondo me infatti questi due androidi andrebbero in buono, perché comunque la loro forma base fa cagare, perché fa cagare, però comunque a livello di dodge li ho trovati più affidabili di Goku Gohan, sinceramente. Hanno più che altro il problema che il loro team fa veramente veramente pena. Sono in una gatta dal signore. Quanti ti giochi nel GT Bosses? Elencami. Quando tu la punta di novembre. Sono d'accordo. Sì, sì, ma questo vale anche per Gohan, ad esempio, con STF. Gokan. Ok, iniziamo con i PG un pochino più pesantini. Goku God, ragazzi. Godku. Metto di essere in meta. O top o meta. Io addirittura voterei 5 Elstri, sinceramente. Ha una leader... La migliore, una delle migliori leader La leader skill è stupenda di questo PG. Meta sicuro, quindi non vediamo, forse facciamo anche 5 astri. Figurati, perché c'ha guardia, c'ha lancio un casino di special, buoni valori. Non è troppo difficile da mantenere, perché con 3 orb fa già quello che ti importa di più, ovvero schivare. Cioè, non è difficilissimo fare 3 orb. 5 astri. Uno degli astri di Priscilla. Direi che è abbastanza scontato dove vada Godku. Infatti, voglio vedere gli altri. Ah, vabbè, in realtà solo me e 5 altri, nessuno ha votato top. Bravi ragazzi. Kale. Allora, Kale, ragazzi, non so quanti di voi hanno visto la mia scorsa live. Nella scorsa live Zabasu le ha buscate a sangue da Kale, ma le ha buscate pesante. Botta Maghetta è uno dei due PG che servono a quel team. L'altro PG è un Saiyan Universo 6 che possa stare per almeno 2-3 turni turno 1, in modo da gestire bene la prima forma base. Che è molto, molto bella quella meccanica che ha, che il 20% di damage reduction, ma già in base questo, 20% di DR con ogni special, quella roba è veramente buona. Sì, ma appunto il problema di Kale è che non ha ancora il team completo, sta iniziando a formarsi qualcosa. La cosa è che Kale non avrà mai il team completo. No, non è vero, potranno uscire 20.000 che le colifle, Kefla. C'è l'esa di Kefla, allora, l'esa di... CK Tech, l'esa delle San Valentino, un modo o l'altro il team troverà che ha. Kale, no, Astri non ci starebbe Kale, perché non è un PG che devi per forza avere, altrimenti mamma mia. No, vabbè, quello no. Cioè, non starebbe in Astri, però in meta sì ci starebbe. Secondo me ha potenzialità, perché comunque sicuramente faranno l'Ezza al 6° anniversario, che sono Tournament of Power. Se all'anniversario vogliono fare una cosa tematica, ipotizzo ci saranno altri Tournament of Power, ipotizzo. Secondo me, allora, è la percentuale più alta che abbiamo mai ricevuto. Cioè, la percentuale più alta per un PG, 89%. In meta? Sì. Yes.
Cioè, qua è stata quasi una sicurezza. Oh! Adesso direi che siamo in una parte abbastanza semplice. Goku 23esimo. Minimo meta, secondo me. Perché piccolo gigante un personaggio a parte? Non lo so. Perché ci ha creduto un po' troppo. Goku 23esimo o prima meta? Oddio, probabilmente non ho la certezza totale, ma probabilmente 5 astri. Minimo e meta, minimo, ma ovviamente minimo e meta, però sì, probabilmente top 5. No, allora non so ancora se metterlo top 5, perché voglio vedere cosa altro c'è. Sono praticamente finiti però i personaggi. Akagami, allora, pare sì, tra il nono e il decimo anniversario. No, ma Goku 23esimo o è astro o è meta, cioè non può scendere perché... Mi sa che la percentuale di Kale sta venendo battuta, il 92% qua. Minchia. Perché dai, cioè... 92%, vabbè ragazzi, se mettiamo Goku qua direi che siamo abbastanza sicuri di mettere anche insieme. Piccolo. Aggiungendo che Piccolo riduce alla metà il tempo del World Tournament, solo per quello Piccolo merita la posizione. Cioè, d'ora in poi il World Tournament fate così, tac 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 tac, finito. Sì, ma non è neanche per il World Tournament, è proprio fortissimo anche nella Red Zone. Cioè l'abbiamo visto in 20.000 volte nella Red Zone, quanto è buono. Prossimo PG, piccolo Tarles. Gigante. No, Tarles. Tarles? Io non dico neanche cosa faccio su PG. Del Subbanner mi ricordo solo quei due lì che hanno la guardia, che sono ottimi, però Tarles non mi ricordo un cazzo di sto PG. Cosa fa di così? Esiste? C'ha un active? Cos'ha? Ah, è vero, perché devi avere più hybrid nel team, tipo, o contro, mi pare. Battlefield, concordo. Un target fisico. Oh. Mr. Tarles. Ma deve avere un Goku Femini contro, neanche un più 6, un Goku Femini. Ragazzi, mancano gli ultimi due. Il prossimo lascio parlare voi. Cioè, sul prossimo non dirò assolutamente nulla. Chi? Trunks. È uscito un Trunks, davvero? Per me è sempre la stessa situazione di Gokan, di Hellfighter, ovvero forma base, lasciamo stare, trasformato non è male, no? Sempre quel discorso. Mancano solo Trunks e poi chi è che è uscito di recente? Gli androidi, proprio loro. Mancano solo gli androidi, ragazzi. Non sapevo dell'esistenza. Se qualcuno mi illustra cosa fa. 20 milioni di danni. Oddio, allora montage insieme a Pan. No, perché purtroppo non funziona. Per me Trunks è un tra il buono e il top. Il problema è che forma base fa un po' poi ha la restrizione di avere Android Cell Saga nel team, mi pare. Carta Cell Saga rilasciata in mezzo a festività di altro tipo, interessante. Cosa ha votato il popolo?
top. E ragazzi, l'ultimo, l'ultimo PG, sinceramente, vabbè, ci penso io perché vabbè, gli androidi, cioè, ci ho fatto i mimi per gli androidi. Vanno in buono perché? Perché sono una unit che comunque è l'unico modo che è di giocare il loro team, è l'unico modo che è di giocare Goku Kaio. Se loro non esistessero, Goku Kaio sarebbe tra buone top, sinceramente. Non vanno in mid perché hanno una speranza di esistere, hanno una speranza di esistere. È probabile, ve lo dico, che da qua a fine anno finiscano qua o solo buff, perché se fanno un paio di ESA decenti, questi qua non hanno modo di giocare in nessun modo. A sto punto, ragazzi, direi che va così. Allora, chi mettiamo come quinto astro? Ah, direi Kidgu. Oppure vediamo. Sì. No, anzi. Vediamo chi c'è la gente. Anzi, allora. C'è chi dice Kidgu, adesso chi dice Gamma. Infatti, adesso vediamo. No. MVP. Chi metterebbe Kale? Gamma. Il punto è che Kidgu è più universale, Kale invece è bloccata nel suo team. Non mi fa mettere l'ultimo, allora fammi togliere uno da questi che non può andarci. Lui. Scusate a chi piace MVP, ma MVP non può stare. Non può stare. No, MVP no. Come là. Quindi votate, vediamo chi esce. Secondo me molti voteranno per Kidgu. Perché alla fine ci stanno quasi tutti. Però c'è chi ha bisogno di qualche condizione. Tipo Kale o Goku, Blue Kaio. Sì. Quindi Kidgu è quello più universale. Poi fa anche da buffer, damage reduction. Mi fa ridere che abbiamo tre Goku in ultimo in 5 astri. Vabbè, ci sta. La cosa buona è che abbiamo due extreme. Però almeno due extreme ce l'abbiamo. Allora, ragazzi, ora c'è l'ultima parte. No, era qua, Kidgu. Ovvero i cambiamenti. Mettiamoli. Proviamo a mettere in ordine la roba. Qua è naturale. Che per no, qua l'ho abbassata, non si vede bene. Qua fare una roba in chat è un pochino problematico. Quindi vi ascolterò. Cioè, leggeremo più che stare là. Allora, cerchiamo di mettere in ordine i top 5 del gioco. Tanto per iniziare. Vabbè, allora sicuramente Goku bambino per ultimo perché c'è entrato risicato col voto. Io sinceramente, se dovessi dare la mia preferenza per il numero uno di questi qua, è Piccolo Junior tutta la vita. Per me è o Zamasu o Piccolo, perché abbiamo bisogno di extreme, non abbiamo extreme. Quello è il motivo principale. Ciao Beppe. Cioè... Allora, io di sicuro considero Piccolo Junior molto superiore a Goku Tech, quello che è uscito insieme a lui, perché Goku Tech comunque a un certo punto ha la guardia un po' randomica, ti può morire in certe occasioni. Sì. Cioè, vi dico proprio la classifica che farei. Io farei Goku bambino ultimo, Goku 23esimo torneo quarto, Goku terzo, secondo Zamasu, primo Piccolo. Sì, sono d'accordo. A mettere praticamente la stessa cosa. Goku 23esimo, appunto, il problema di dover avere per forza qualcuno con la revive, perché la sua, insomma, se non c'è la revive non c'è la guardia, perché altrimenti va a random.
Direi che siamo tutti, da quello che leggo la chat, è così la top 5. Sì, poi ti mette Goku prima, Kimza, alla fine siamo lì, cioè non è. Non può non essere top 3 perché fa la coppia di campioni con l'LR. Sì, ciao Beppe Blu. È È una difficile dare tier list della un'affinità. A community, non è la mia. Stiamo facendo in me fa 80 ridere comunque. persone. A me fa ridere che Ok. in meta abbiamo 5 PG. È molto Ma difficile ci fare sta perché un'affinità tra ragazzi, se gold. ci pensate, torna tutto perché tra 5 Astri e Meta abbiamo fatto la top 10 dei migliori tour. Questo è poetico. Non so quanto sia meta, però mi fido. Allora, Allora, poi si mette i 5 Yuriku. sotto. No, Passiamo ai 5 sotto. Kim no. Qua è un po' più difficile. R17 per me. O R17 o Kale. Perché R17 R17 che ho detto il mio dubbio, non mi piace che se parti non ha, e ti spunta subito in turno non ha damage reduction, quella cosa mi rompe veramente tanto. Solo si viene su un'intera categoria. Praticamente. Per me è il plus del sesto posto. Un botto di gente dice gamma. Ci starebbe secondo me. Ci sta gamma. Non un po' più piano. Pardi. Ci starebbe il gamma. Cioè, alla fine qua è più una. No, non è che tipo ah, è meglio di tanto. Cioè, qui adesso stiamo parlando di Vabbè, allora anche a leggere la chat direi che Gamma primo è confermato, cioè primo del suo tier è confermato. C'è da capire come ordinare gli altri. Perché comunque qua leggo in chat che tutti lo mettono o primo o secondo, fate voi. io dirò, metterei secondo R17 per il semplice motivo che non c'è restrizioni vere e proprie. Parte appunto di avere top percentuale di HP, però ci arrivi facilmente. Perché gli altri invece hanno restrizioni molto più specifiche, tipo che devi avere universo 6, Gohan, Goku di avere non so se Gohan invece di avere, come si chiama? Infatti, come hai detto anche Titan Italy, cioè non ha requisiti particolari R17. Quindi così ci sarebbe in realtà. sinceramente io penso vada bene così. C'è Goku Sì, anche Kaio alla secondo me. fin fine, sinceramente quando lo usi è meglio di Gohan. Shotta Goku Kaio. Sì, Ora certo, quello sì. direi che top è solo da ordinare, poi da buono in giù dobbiamo un attimo rivederla proprio. Ordinare top inizia a essere complessa. Gamma 2 starebbe in cima alla top, secondo me. Anche se Oddio, Gamma sinceramente, 2. Io sinceramente metterei addirittura per come gioco io. Akagami calcola che Kale fa Zamasu con i nuovi supporti U6. Ciao Mazz. Io sinceramente per come gioco Beppe, io. quella run di Blasi è stata tipo una cosa bellissima per me prima di tutti. Come faccio? In realtà anche Blasi ci riuscirebbe da solo. Giocare da tanti anni a sto gioco e aver capito come funziona, aver giocato anche troppo spesso contro Zamasu, aver fatto troppe run perse contro Zamasu e sapere più o meno quali sono le percentuali di vittoria con un determinato team e avere un po' di culo. Cioè quella run è stata anche culo. Guardate In realtà, di io ragazzi, sinceramente mi è venuto in mente una cosa, ordinare da top in giù non serve perché tanto è relativo. Confermiamo piuttosto i personaggi. li passiamo un promozione no? Sto vedendo velocemente. Allora, ve lo pongo in un quesito. Siete assolutamente certi che
Piccon vada in buono e non in top insieme agli androidi, nonostante faccia quasi la stessa cosa. Sentiamo cosa dicono in chat. Sentiamo oggettivamente cosa dicono in chat. Sì, sì. Sono stati un paio di turni in cui l'abbiamo buscato, potevamo buscarne male. Purtroppo Piccon più alto. Poi scrivete anche secondo voi chi andrebbe spostato, Interagiamo. Sì, hanno anche simple punto che sono extremi androidi. Cioè, già a fatica c'hai un team extreme, ma hanno molta più importanza rispetto a Piccon, che è un PG super, che non tocca neanche in mille categorie. Piccon, allora, il mio ragionamento è questo. Quando l'abbiamo messo in buono, avevate detto che serve per le run no item. Io sinceramente non ne faccio quell'uso, cioè non sono uno che gioca no item, ma mai. Semplicemente... lo splash in terza posizione e appena ne ho l'occasione gli do l'active e lo faccio sparire dalla vita. Ce lo gioco così. Sì, sì. Ma anche Andrea ha detto anche all manipulating. Sono extreme. L'unica rottura di. Ecco, l'unica rottura che ha Piccon rispetto agli androidi è che Piccon ha il dodge, ma deve aspettare il quarto turno per fare la... per fare l'usher. Quello sì è un po' una rottura. Non lo nego. No, per questo secondo me stanno meglio gli Android rispetto a Piccon. Bene. Qualcos'altro da cambiare? Virus, come cosa pensate di lasciarlo in buono? Virus fisico? Mm-hmm. Avevamo letto poco fa la passiva, in realtà ha potenzialità di damage reduction tanto alta questo DG. Ah sì. È solo che ha la rottura che deve prendere tante orb. Ma nei suoi team ci sono orb manipulator. Ti pare che me lo ricordo? Puoi giocare virus. Chi è che gioca un virus, sinceramente? Cioè... no, ci sta allora. Sì, ci sta, è buono. Ci sta. Poi chi altro abbiamo? Goku Guan sotto. Gokan, dici? Il punto è che Goku Gohan, quando diventano Gohan, diventano buoni. Perché a questo punto, con questo ragionamento, dovremmo abbassare anche Cell. Dovremmo anche abbassare Hellfighters. Perché non ha senso proprio. Pure gli Hellfighters, però, sono proprio carte piadate. Oddio, secondo me gli androidi, cioè tutti e quattro gli androidi, quindi Hellfighter e i due androidi desktop, in base sono meglio rispetto a Goku Gohan e Cell. In base, però, perché quelli hanno il 35% di damage reduction, che non è tantissimo, ma almeno ce l'hanno, e quelli hanno. E i due del GT hanno un dodge leggermente migliore di Goku e Gohan. No, sì, è vero questo. L'unica cosa è che gli Hellfighter, poverini, non hanno, io non li vedo con tanta potenziale di crescita, quello te lo puoi scordare. Su carte piagate le GT, proprio carte piagate. Qua alcuni parlano di Goku. No, Trunks fa troppo. Ciao Giacomo. Trunks fa troppo cagare in forma base. Cioè, in forma base fa davvero troppo cagare. Per me è buono Trunks. No, alcuni gli androidi. Gli androidi per Titan Italy, gli androidi li abbiamo provati, ce li aveva fatti vedere in live Gigi, però non, la performance non era proprio fantastica, mettiamola così. No, stanno bene lì, non ha senso metterli più in basso, perché hanno potenziale futuro, quindi non ha senso metterli più in basso. No, hanno più senso degli Hellfire, no? I due più pazzi. Sì. Allora, secondo me, Goku Gohan, Cell e quegli androidi sono giusti dove sono ora, secondo me. Nel senso, perché non c'è. Quando poi vado a vedere i mid sotto, nessuno di loro è inferiore a quei mid, ma anche se non è a livello di quei mid, cioè quelli sono veramente molto più scarsi.
kill boost sta bene secondo me dove sta, perché comunque arriva a buoni valori difensivi e può annullare una particolarità, un tipo di special, adesso non ricordo quale. E anche un'altra che ho notato, che mi ricordo che quando l'avevamo messo si era anche proposto di rivederlo dopo per questo motivo, è Goku Namekhead. Siamo sicuri non sia Radish? L'abbiamo messo in mid, però no, sinceramente no, può avere la guardia una volta che diventa Super Saiyan, quindi comunque è un PG che può funzionare. Skankman, per quanto riguarda Kid Buu, diciamo che già gli Extreme sono pochi, Extreme STR sono ancora meno, cioè gli Extreme STR mi pare che qualche LR, lui è una delle poche DFE Tour Extreme STR che ci sono. No, Robo, Gokui è inutile, cioè Gokui non ci fai davvero nulla. Ma torniamo al Goku intanto. Sì, allora io vi propongo questo: io abbasserei Goku di Namek a Radish, sinceramente. Per me sta bene lì. Però Gokan e Sen, allora vogliamo lasciarli in buoni o li abbassiamo in tier mid? Goku GT fisico ci fai le punching machine, Wolf. Ci fai le punching machine già adesso. No, ma non sono i oddio, qua da dicono Goku Black sotto Kid Buu non ha senso. Goku Black sotto Kid Buu. Goku Black dovremmo forse abbassare la Radish, perché abbiamo messo Roma come ad esempio. Allora no, è sempre il problema dei colori, cioè perché su Extreme Mint hai hai anche gli ultimi Subbeza degli ultimi Zamasu. Il fatto è questo: Kid Buu per allineamento e tipo è lui Extreme, che già è raro, di un tipo di Extreme ancora più raro, l'Extreme STR. Cioè, al posto di nelle missioni in cui dovete giocare Extreme Arcobaleno, al posto di lui chi c'è? Ma Magita Int è Extreme, vero? Sì, ma non lo giochi, quindi ti un po' puri, perché non c'è la parte della passiva più importante. Nulla, praticamente una carta. Ciao mio Garuna, bentornato. Boh, allora io comunque da quello che ho letto in chat, c'è tantissima gente che vorrebbe fare scendere Goku Gohan. Ho fatto un sondaggio. Ah, non l'avevo visto, ok. Quasi tutti lo vogliono abbassare. A questo punto, cioè, non lo so, abbassiamo anche Cell, non ho idea. Sì, ho messo entrambi. Sì, ok. Sì, perché ok, va bene. Non ci sono tanti extreme GL, ok, però non vuol dire che il PG è così buono, questa l'idea. Quindi in buono abbiamo Super Buu. Sì, ci sta. Virus ci sta. Gohan, Janemba, Piccolo. No, Tom, non sono in ordine in mid. Olindo, tranquillo. Il Fighter. Allora, molti stanno parlando di Kid Buu. La gente Kid Buu STR, ma secondo me sta bene lì. Cioè, non allora, quello che sta dicendo la chat ha un fondo di verità. Loro dicono che la performance di Black Goku Int è più alta di quella di Kid Buu. Probabilmente a livello numerico è vero. Quello che mi lascia in dubbio a me è che, come avevo spiegato prima, è l'allineamento e il tipo, cioè Extreme STR, chi cavolo c'è a parte Kid Buu? Cioè, qualcosina la trovi, ma è veramente poca roba. Super Buu. Dovremmo controllare tra l'LR, casomai, però anche là non si valuta questo. Eh,
profittano più di Magetta non sta infatti in meta. Magetta no, di rispondo a Titan Italy. Magetta infatti non è messo in meta, è messo in top, se non sbaglio, fammi rivedere. Sì. Sì. Sì, è messo in top, perché nel team di Vegeta e Trunks, che non è meta, ma è comunque un team forte, gli parte praticamente tutta la passiva. Sono d'accordo sul ragionamento che ha restrizioni Vegeta. E quindi appunto magari andrebbe un po' abbassato. Perché 4 int dove l'aveva messo tutto 4 int in cerveza, ragazzi. In Vegetto. No, ma non c'è bisogno di giocarlo in Vegeta Family, no, no. Perché cioè, lo giocavi nella vecchia versione del Future. Ora il Future è stato completamente rinnovato, c'è anche vero di quello. Cioè, ma prima che il Future venisse rinnovato, lui era un ex titolare del Future. No, perché no? Che sto dicendo, non è del Future. Lui dov'è che giocava? Ah, Bond of Parent and Child, ecco dove giocava. Bond of Parent and Child. Giocava là. La gente addirittura abbasserebbe Magetta. No, abbassare Magetta per me è esagerato. Sono molto sincero. Io lo lascerei là. Lascialo lì, poverino, ha desaparecido, ma di per sé è forte. No, allora, quello che sto vedendo dalla chat è questa storia di Kid Buu e Goku Black Int. Io farei una cosa, farei un sondaggio con le seguenti opzioni, ovvero o fare calare Kid Buu a mid, o no, vabbè, farà alzare Goku Black Int a buono. No, non ha senso. O sì o no? Sì, o sì o no. Cioè, semplicemente chiedere se Kid Buu va abbassato o meno, e basta. Farei un sondaggio su questo io. Anzi, Magetta Int ti fa fare la Metal Cooler Army, quell'evento divertentissimo. Quanti che erano? 1000, mi pare. Non voglio ricordarlo. Ma quasi nessun PG nelle zone di adesso regge senza item. Cioè, non è una scusante regge senza item. Mi sa che Kid Buu sarà abbassato in mid. Parlando di un'altra cosa, siamo sicuri che Trunks Tech addirittura in top? Perché va bene che è un PG relativamente recente, però no. Praticamente ti chiede di forzarti mezzo team, di essere costruito in una certa maniera, e la guardia RNG. Ma anche per me doveva stare in buono Trunks al massimo, perché forma base fa cagare, dai. Buttalo in buono top 5, top. Inverti, lo metto al posto di Kid Buu, dove stava Kid Buu, sì, secondo me pure va abbassato Trunks Tech. Poi non so che cosa dicono in chat, vediamo, però secondo me Trunks Tech là non ha senso. Ma hai non è che in Trunks Tech hai tre Ghost che è OP, ma non si trasforma mai, è quello il suo problema. Ma non è questo, fa cagare in forma base, fa cagare. Come si trasforma Trunks Tech? Scusate, non ho idea. Doveva eseguire quanti attacchi, tipo... Doveva eseguire un tot di attacchi. Aspetta che te lo dico subito. Allora... Li abbiamo abbassati quelli che hanno di base problemi con limitazioni. Cioè, l'unica eccezione è Trugeta e Tarles, che anche secondo me Tarles un attimo va discusso. Allora, Trunks Tech, dove lo vedo? È stato, guarda, ad esempio, come si chiama? Ma dove cavolo è? PG contro la spazio di animazione senza che spazio mai stato. Ma infatti, non dice nessuno.
Trunks Attack deve seguire 5 attacchi e la trasformazione mi sa che è automatica. Ah. Sì, è automatica perché come active ha un altro attacco. Ma additional impossibile sto coso? Allora, questo coso, sì, ha un lancio additional. Allora, additional in passiva, ma devi giocare per forza 3 Android se saga in nel team, cioè per forza così. Mamma mia. Sì. Io per questo lo abbasserei, cioè praticamente ti costringe a fare mezzo team in un certo modo e devi comunque aspettare perché diventa Super Trunks. Poi vabbè, bisogna valutare se il saga che gli puoi mettere accanto e se i primi 10 non... I primi 15 non c'è neanche un Cessaga. C'è un androide. Uno, due androidi. Allora, adesso fa un po' meno cagare perché c'è questa cosa strana che alcuni future saga sono anche Android Cessaga. Però lo stesso, cioè, a me come PG sinceramente non piace per niente. O lo si lascia ultimo in top oppure lo si mette da qualche parte in buono. Così. Ma il suo problema resta sempre che in forma base non è granché. Sì, cioè questo, cioè tu immaginati che fai mezzo team in quel modo, mezzo team Android e Saga perché sei costretto a farlo in quel modo, e poi comunque devi avere l'RNG della guardia, che è 50% tipo, non è neanche tanto alto. Forse è semplicemente una carta worthless. Sì, è un 50% di guardia. E allora va buttato giù. Cioè, ho buttato giù o va messo primo in tone. È una possibilità di guardia quando c'è tre o più standard di Saga nel team. Quindi non è che dici ce l'hai in generale, quindi puoi giocarlo in altri team. Devi per forza giocarlo in Android Saga, altrimenti ti esplode. Sì, io ve l'ho detto, io lo abbasserei in buono. E allora metti un buono. Perché poi quando è trasformato diventa un ottimo PG, eh? Cioè nessuno può dire niente. Magari il primo del buono. Bisognerebbe vedere il team building di sto affare. Però sì, ad occhio direi buono. Boh, al massimo se volete, dato che abbiamo i sondaggi, per chiedere pure alla chat, lo chiedete pure alla chat, però secondo me... Sì, volendo. Non dico che... Cioè, penso che siamo d'accordo che andrebbe abbastanza in buono. Non dico che è abbastanza oggettivo, però cioè... È veramente una rottura usare Trunks Tech, veramente tanto. Vabbè, comunque più o meno, tranne Trunks Tech, abbiamo preso i primi 4 tier, no? Sì. O qualcuno ha da ridire. Volevo un attimo rivedere per Tardes, un attimino, il PG in generale, cose che faceva. Ah, c'è la damage reduction fino al 20% e un aumento della difesa. Giusto per curiosità, che cosa fa l'ultra attacco combinato di Piccon? Super efficace. Ah. Perché tipo c'è Gogeta nella special, quindi senza sarebbe quello. Mi ricordavo ci fosse Gogeta, era giusto per curiosità. Perché intanto non la vedi mai, quindi. PG da massimo una orb a turno ora. Il dibattito per Mangeta. Boh, qua teoricamente ha vinto il no, però hanno votato solo 7 persone. Ma perché in chat io non capisco perché stanno ancora parlando di sto cazzo di Mageta, basta. Perché la gente è ancora lì. Mageta. Siamo tutti. Mageta lo usi, metta il cooler armi, e tanto vale. Rimane là in top. Siamo in 7 no, ti lasciamo là. Direi che più o meno ragazzi ci siamo con questa tier list community comunque. Vabbè, se proprio si vuole sistema il mid per vedere se c'è qualcosa di da buttare giù. So. Al massimo Vegevo Bardak si possono toccare, il resto
Oddio, in realtà possiamo fare anche così, dato che usa solo nelle punching. Io Vegeta ho voluto re soltanto perché è il Vegeta blu, tocca a festa, è già l'unico esistente. Così potremmo fare, perché Bardock oggi non la utilizza, ma in futuro può salire. Vegevo alla fin fine lo usi più o meno quando metterei anche la un po' più sotto, ma più che altro perché i Super Saiyan 3 non ne stampano più, cioè non se sembrano dimenticate, è una cosa totalmente purtroppo dimenticata. Sì, i Super Saiyan 3 hanno fatto dal team migliore del gioco a team più dimenticato del gioco, ricordiamo Goku Super Saiyan 3 l'eroe. Questa è colpa di come funziona Dragon Ball, perché nel senso, a meno che non importano molta più roba da Heroes, non è che hai tantissimi Super Saiyan 3 nell'anime da poter beh, sfruttare. Beh ragazzi, cioè, sta per uscire, no. Io vi ricordo che secondo me a breve esce il nuovo leader 200% Super Saiyan 3, Rosé Super Saiyan 3. Sì, ma aspetta, è di Heroes, cioè che è una qua inflippata, è una speranza. Tutto rispetto... È una vana speranza per me, perché tanto se è una carta di Heroes al massimo ti fanno uscire cosa? Un buon tank da categoria, perché al massimo cosa ti esce? Come si chiama? Che tra l'altro non c'è, non so perché, perché anche lui è un leader categoria. Ah è vero, non ci sono né Trunks né Veget. Mancano loro due, che sarebbero comunque, sono li usa. Vabbè sarebbero in Cerveza comunque, non cambia sì, molto, sarebbero qua. Cioè Trunks... Trunkstack, qualcuno ha mai trovato amico? No. Qualcuno ha mai trovato uno che mette Trunkstack amico? E che sia almeno ad ability 1? No, ma non c'è motivo neanche di giocarlo come leader. Ma non esiste, è una carta che non esiste, è un'illusione, è un effetto Mandela. E ci come tutte le carte e c'è di gente Heroes. Che ne ha pullati 3 in una multi. Chi è? Non mi ricordo c'era questo... qualcuno, ne aveva trovate tre in una multa. Comunque ragazzi, adesso per concludere il tutto, allora per concludere il tutto metto la tier nel gruppo Discord, così chiunque se la può recuperare, mettere nei gruppi, farci quello che vuole. E direi che abbiamo finito per oggi. Quello quella con l'LR a quando? Perché vedo tante di quelle LR al bacio di Pogoni. Se ho tempo settimana prossima facciamo. Ma cosa fa Trunks fisico Ezza? Se gli hanno fatto l'Ezza? Quello che faceva prima con numeri più alti. Wow, incredibile. Ok ragazzi, io vi ringrazio di esserci stati anche su Discord. Dimenticare una cosa, devi fare la run del team Genio contro ricordatemelo, Zamasu. Ricordatemelo e vedremo di farlo. Va bene. Ok no, ragazzi, spero vi siate divertiti. Nene manda il robo Discord. Collega, come si fa a collegare se premi come si chiama? Non lo so, perché noi non abbiamo un server, come dire, potenziato, quindi non abbiamo un link permanente. Ok, purtroppo dovete chiederlo ogni volta a Nene, ragazzi. Quindi nada de nada. No, non serve potenziarlo, serve qualcos'altro, ma non mi ricordo. Vabbè. Intanto il link è questo che vedete, se volete entrarci entrateci, lo gestisce Nene, ci sarà più volte lui che io. Boh, poi vedrò come fare per sistemare il server, per il link e tutte cose. Sì, ma... sì, so che ci pensi te. Adesso ragazzi, vi auguro una buona serata, una buona domenica e non so se domani ho tempo di andare in live, che poi sì, qua mi sono appena accorto che... No, andava bene. Non so se domani ho tempo di andare in live. Settimana prossima sarà nella seconda parte della settimana, invece. Dicevi? Ne approfitto per fare un saluto anche io. Ciao. Ciao. Ok. Buona serata, ragazzi. Buonasera.